siamo consiglio comunale, consiglio conferenza, prego il segretario Pier Mattei Rosa, presente. Bianconi Vanna, Presente. Meschini Giovanni, Presente. Fattobene Francesco, Presente. Antoniozzi Tarcisio, Presente. Gabriele Sisa, Presente. Bianchi Sara Corilla, Presente. Orlandani Jacopo, Presente. troppo gentilmente, Pezzanesi Michela, Presente. Paoloni Paolo, Presente. Garnata Sandro, Simoncini Chiara, Presente. Panicari Massimo, Lampa Gabriele. Invisibile ma presente. Ok. Luciani Pietro. Io ci sono, eccomi. Vedo. Ci sono, Corioni ecco. Francesco. Presente. Non c'è? Ecco. Dov'è? Sì. Non ho sentito, perdono. E buon padre Mauro. Presente. Ok. Prima di iniziare vorrei chiedervi una cosa, di inserire i microfoni chi non parla e poi durante il consiglio vi spiegherò il metodo della votazione. Quindi adesso disinserite i microfoni e passiamo al primo punto che sono le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Presidente, mi permetta Sì, un Diana. chiarimento? Dimmi, Gabriele. Cioè, mi hanno detto che tra una mezz'oretta mi mettono il computer, quindi io appena posso essere immessa mi metto naturalmente così senza che vi interrompo, va bene? Sei gradita? Grazie. Prego. Quindi togliamo i microfoni. Jacopo, disinserisci il microfono. No, il sindaco deve parlare, comunicazioni del sindaco, punto 1. Prego, sindaco. Buonasera a tutti. Purtroppo a causa dell'emergenza coronavirus, questa seduta del Consiglio per la prima volta si tiene in via telematica, senza la presenza dei cittadini che in ogni modo già da domani potranno rivedere la stessa sulla pagina Facebook del Comune. Vorrei approfittare di questa occasione, anche in questa sede istituzionale, per ricordare quanto sia necessario oggi più che mai stare a casa, evitare uscite inutili, evitare ogni forma di assembramento. Usciremo da questa situazione, sono certa che ce la faremo, ma tutti insieme dobbiamo continuare a seguire le raccomandazioni degli esperti per evitare il più possibile ogni forma di contagio. L'emergenza che stiamo vivendo è un'emergenza mondiale che ha fatto migliaia e migliaia di vittime e che solo nella nostra città ha visto già piangere due persone in una stessa famiglia, alla quale ci uniamo e per le quali, in segno di rispetto, così come in segno di rispetto di tutte le altre vittime del Covid-19, vi chiedo di osservare un minuto di silenzio.
Vi ringrazio ancora a nome di tutta la comunità di San Severino Marche che si unisce in un simbolico abbraccio ai familiari delle vittime, a quelli dei malati, a chi sta lottando in ospedale e a chi, sempre in ospedale, sta lavorando in trincea e in prima linea cercando di salvare vite umane e mettendosi a disposizione ogni giorno della nostra collettività. Ringrazio anche i medici di famiglia e tutti i volontari. Venendo all'aridità dei numeri, a San Severino Marche abbiamo ad oggi 17 positivi Covid-19, tra questi diversi pazienti che restano ancora ricoverati in ospedale e altri 15 persone seguiti in assistenza sanitaria domiciliare dall'ASVAR. Questo è l'ultimo dato aggiornato da parte della GORES, il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Come comune, per venire incontro alla popolazione e prestare assistenza ai cittadini, abbiamo attivato 2 numeri telefonici. Per essere aiutati a fare la spesa e altre piccole necessità, ci si può rivolgere ai volontari del gruppo comunale di protezione civile. Telefono 333-61-16-712. Per avere assistenza e risposta ai propri quesiti, ma anche informazioni su come comportarsi, sarà sufficiente comporre il numero telefonico 333-61-16-675. Da questa mattina è iniziata la distribuzione dei buoni spesa. Ne hanno fatto domanda un centinaio di famiglie, mentre sono 14 le imprese, i commercianti, che hanno accolto l'invito del Comune al ricevimento degli stessi. Chiudo questa prima parte richiamando la vostra attenzione sul nostro ospedale, unico no Covid hospital della provincia. Quella che personalmente continuo a portare avanti è una battaglia quotidiana. Ho chiesto l'installazione di una struttura da campo all'esterno del nostro presidio per evitare il ripetersi di quanto accaduto con il trasferimento di alcuni pazienti dall'ospedale di Civitanova. Poi la riattivazione del pronto soccorso e soprattutto una grande attenzione per tutto il personale in questo difficile momento e soprattutto preteso attenzione per tutto il nostro territorio. Terminata la parte dedicata all'emergenza coronavirus, vorrei ringraziare gli uffici che hanno permesso lo svolgimento di questo Consiglio Comunale, più che mai necessario, visto i punti all'ordine del giorno, per un primo piccolissimo ritorno alla normalità. Il mio intervento però non può riguardare anche i numeri dell'emergenza terremoto. A San Severino Marche complessivamente sono state presentate 430 pratiche di ricostruzione e inserite nel portale Domus Sisma 2016. Di queste, 290 fanno riferimento alla ricostruzione leggera B e C, 136 alla ricostruzione pesante E altre 4 alle attività produttive. Altre 45 pratiche hanno interessato la delocalizzazione di queste ultime. In totale sono state finanziate 217 pratiche per un totale di 35.664.546 euro, di cui 195 relative alla ricostruzione leggera B e C e 22 alla ricostruzione pesante E. Di queste ne sono state chiuse 163 con riferimento alla ricostruzione Sisma 2016, 3 relative alla ricostruzione pubblica e altre 37 con riferimento al cosiddetto Sisma Bonus. Stiamo procedendo al pagamento, anzi l'abbiamo terminato proprio oggi, il contributo per l'autonoma sistemazione del mese di febbraio. Sono 664 i nuclei familiari destinatari del contributo, che ammonta un totale di 489.672 euro. Come saprete, a seguito delle
dell'emergenza coronavirus è stata disposta dal capo della Protezione Civile la proroga di 60 giorni per la presentazione delle nuove domande del CAS in scadenza il 18 marzo 2020. Sul fronte dei lavori pubblici, va detto che sono terminati i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Viale Mazzini e Via San Michele. Con l'avanzo delle opere sarà realizzato anche il marciapiede al di sopra del cavalcavia che congiunge Via Mazzini a Via San Michele. Successivamente verrà realizzato con i fondi della Protezione Civile anche il marciapiede in prossimità della seconda rotatoria che porta al cimitero di San Michele. In questo caso procederemo ad un allargamento. Poi verrà realizzato un altro tratto che dal cimitero raggiungerà l'inizio della pista ciclabile verso Tolentino, nei pressi sempre del villaggio campagnano, dove sono ospitate le SAE. Per queste opere dobbiamo però attendere lo sblocco dei cantieri legato all'emergenza coronavirus. Sono stati affidati invece i lavori di manutenzione straordinaria delle colombaie e delle tombe ipogee del cimitero di San Michele ed è in fase di progettazione l'ampliamento dello stesso cimitero. In tema di opere pubbliche, ricordo che verrà anche realizzato nei pressi del Santuario del Glorioso il centro di aggregazione che interesserà tutto il quartiere. L'opera finanziata dalla Protezione Civile è stata progettata dal Comune. Sono stati decretati tutti i lavori pubblici finanziati con la ricostruzione post-sisma. Si tratta del miglioramento sismico dell'Istituto Professionale Pocognoni di Palazzo Governatori e del Palazzo del Municipio. Per Palazzo Governatori abbiamo avuto il via libera anche da parte dell'ANAC per procedere all'appalto, mentre per il Municipio, il Pocognoni, siamo in attesa delle autorizzazioni. Per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini, finalmente si sono risolte le controversie tra imprese che avevano nei mesi scorsi fermato i lavori. Il nuovo commissario sta seguendo personalmente la situazione e ci sono speranze, anzi certezze, perché il cantiere possa ripartire terminata sempre questa difficile emergenza. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Grazie Sindaco. Bene, passiamo al punto 2. Volevo dirvi che nella conferenza dei capigruppo è stato deciso che dal punto 2 al punto 8, che io leggerò tutti di fila, verrà fatta una discussione unica. Il relatore sarà l'assessore Antoniozzi, poi i gruppi di minoranza diranno la loro e gli assessori di seguito risponderanno per chiarimenti o domande che farà la minoranza. Questo l'abbiamo deciso in conferenza dei capigruppo, adesso andando a leggere dal punto 2 al punto 8 e faremo una discussione unica. Poi per la dichiarazione di voto e votazione sarà fatto punto per punto. Bene. Punto 2. Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo al decreto legislativo 28 settembre 98 numero 360, aliquote per l'anno 2020. Approvazione del programma dei lavori da realizzare nel triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020. Approvazione del programma biennale degli affidamenti di servizi e forniture relativo agli anni 2020-2021. Piano di alienazione del patrimonio comunale disponibile di cognizione, approvazione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 58, legge 133 del 6/8/2008, conversione decreto legge 112/2008, triennio 2020-2022. Aree e fabbricati da destinare ad attività produttive e terziarie, alla residenza pubblica, ricognizione e determinazione prezzi di cessione anno 2020, approvazione DUP per il triennio 2020-2022,
approvazione bilancio previsionale 2020-2022 e nota aggiornamento UTUP. Prego il relatore, assessore Antoniozzi, prego. Grazie Presidente. Come facevo presente in chat, io ho qualche problema di ricezione del segnale. Quindi chiederei la cortesia al segretario, al vicesegretario, se possibile, di avere a disposizione la scrivania, quindi la possibilità di condividere lo schermo, perché potrebbe essere utile per tutti i consiglieri leggere i miei appunti, perché immagino che qualche frase salterà. Quindi per una migliore comprensione delle mie parole chiedevo questa possibilità. Appunti quali? Appunti, un attimo, no? Chiedo. Scusate un attimo. Puoi condividere adesso, assessore, lo schermo. Ok, vai. È possibile? Puoi condividerlo tu, oppure dimmi se quello che vuoi te lo condivido io, come vuoi tu. Posso? Se siete d'accordo, condividerei questo, se riuscite a vederlo. Mentre parlerò, io terrò sotto questo appunto. Ecco qua. Bene, buon pomeriggio a tutti prima di tutto. È un bilancio molto particolare quello che stiamo per discutere. Mi auguro anche che stiamo per approvare. È un bilancio approntato alcune settimane fa, quando lo scenario in cui ci si muoveva era ben diverso da quello attuale. La riflessione era comunque incentrata sulle modalità per affrontare una contrazione strutturale delle entrate, compensate solo in parte dai dividendi dell'Assem SRL, dall'Assem Patrimonio e dall'Assem SPA. Riflessione molto approfondita in giunta in maggioranza, che tornerà utile comunque quando nei prossimi anni, terminata l'emergenza, dovrà essere assicurata al bilancio la sostenibilità nel medio e nel lungo termine. Ci siamo anche chiesti, non potevamo non farlo, se fosse opportuno approfittare del differimento al 30 aprile dei termini per l'approvazione del bilancio preventivo, differimento motivato dall'insorgere dell'emergenza coronavirus. Sicuramente sarebbe stato più facile per noi operare uno slittamento di altre settimane, sperare di avere più elementi di valutazione, ma avrebbe costretto gli uffici ad operare ancora in regime di esercizio provvisorio, che è una modalità molto più complessa e faticosa. Soprattutto in questo momento alcuni uffici, come quello dei servizi sociali, ha bisogno di operare in piena efficienza. Siamo coscienti, pienamente coscienti, consapevoli, responsabilmente consapevoli, lo sarà sicuramente anche tutto il Consiglio Comunale nella sua interezza, che dovremo rinunciare a gran parte delle spese non essenziali nel prossimo futuro e che dovremo continuamente monitorare gli equilibri. In questa sede comunque è bene iniziare un confronto sul bilancio comunale in questo 2020 e negli anni a seguire. La crisi senza precedenti come quella attuale per l'effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19 si ripercuoterà in modo forte sulla competenza e sulla cassa 2020 e negli anni seguenti, e ci costringerà tra l'altro ad intervenire più volte nel corso dell'anno per assicurare l'equilibrio di bilancio. Quindi non sarà sufficiente pertanto l'abituale intervento che facciamo a fine luglio. Occorrerà verificare le proiezioni e gli accertamenti al 31/12/2020 in maniera continuativa, un monitoraggio
quasi giornaliero, per verificare le minori entrate. Sicuramente saranno inferiori rispetto a quelle prevedibili in tempo di pace, le entrate per violazione al codice della strada, per sanzioni ambientali, per le rette di servizio a domanda individuale. Sicuramente ci saranno meno discussioni sui fitti attivi, oltre che sulle entrate in cui si scuote la riduce la competenza. Si registreranno verosimilmente minori entrate di competenza di cassa sulla TOSAP, sull'imposta di pubblicità e i diritti di pubblica affissione. C'è anche il concreto rischio che si fermi il versamento degli oneri di urbanizzazione. A giugno l'accertamento per cassa dell'IMU porterà probabilmente ad un minore valore rispetto agli anni precedenti. Bisognerà fare una riflessione attenta nelle prossime settimane anche sui tempi di bollettazione della Tari, la cui tariffazione è spostata, la decisione sulle tariffe è spostata al 30 giugno 2020. Però, posto che le fatture per la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti, comunque le paghiamo tutti i mesi. Si spera che il governo abbia cura degli enti locali nel nuovo decreto legge e raccolga almeno in parte le richieste dell'ANCI, quali la sospensione delle rate dei mutui 2020, anche se noi ne abbiamo parzialmente giovato in risposta all'emergenza sisma, mettendole in coda al piano di ammortamenti, e magari l'utilizzo e l'avanzo destinato agli investimenti anche alla parte corrente, l'aumento di fondi a compensazione delle maggiori spese per l'emergenza. Anche il prossimo anno, nel 2021, vedremo il calo dell'addizionale IRPEF, quindi anche il 2021 sconterà fortemente i postumi di questa emergenza e si consolideranno le riduzioni già citate in parte corrente quest'anno. Fatta questa premessa, entro un po' nel merito, come chiedeva il Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda le aliquote dell'addizionale IRPEF, confermiamo per l'anno 2020 le aliquote dell'IRPEF dell'anno 2019, ovvero fino a 15.000 euro 0,60%, da 15.000 a 28.000 0,75%, da 28.000 a 55.000 0,78%, da 55.000 a 75.000 0,79%, oltre 75.000 lo 0,80%. Confermiamo l'esenzione e l'addizionale per i soggetti in possesso di ISEE fino a 7.500 euro. Questa esenzione potrà essere riscossa previa presentazione di apposita istanza di rimborso entro il mese di dicembre dell'anno corrente. Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, non ci sono novità di rilievo nel piano triennale delle opere pubbliche che abbiamo abbondantemente discusso nei mesi scorsi, che rimane praticamente immutato rispetto all'anno precedente, salvo la rimodulazione dei tempi di realizzazione. Ricordiamo che le opere previste nel piano sono la manutenzione straordinaria con ampliamento dei cimiteri rurali di Corciano e Chigiano, la realizzazione delle opere complementari per il plesso scolastico Luzio, la realizzazione del nuovo plesso scolastico Luzio, risanamento della ex discarica comunale di Maricella, l'ampliamento del cimitero di Cesolo, la ristrutturazione e l'adeguamento sismico dell'Ipsia Pocognoni per quanto riguarda i laboratori, la riqualificazione del borgo rurale di Colle Luce, i lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico del Palazzo Comunale e di Palazzo Governatori, la realizzazione dell'ampliamento del chiosco bar dei giardini di Viale Matteotti, la riqualificazione delle aree verdi e del patrimonio vegetazionale monumentale, gli interventi su percorsi destinati alla mobilità lenta, progetto Port Fest 2014-2020, l'ampliamento del cimitero di San Michele, l'ampliamento del cimitero di Serralta, i lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico Tacchi Venturi, i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido, i lavori di miglioramento sismico del ponte in via Varsavia, i lavori di miglioramento sismico del ponte in località Taccoli. Per quanto riguarda il programma biennale di acquisti e beni e servizi, ricordiamo che lo prevede il nuovo codice dei contratti del 2016, che prevede che le amministrazioni adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per tutte le procedure di valore pari o superiore ai 40.000 euro.
in questo programma rientrano l'acquisto di energia elettrica per la pubblica illuminazione, l'acquisto di energia elettrica per tutti gli altri usi, l'approvvigionamento di gasolio per i mezzi comunali, la progettazione e l'ampliamento del cimitero di San Michele, il servizio di gestione, stampa e notificazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi conseguenti ad attività della polizia locale. Anche il piano delle alienazioni non vede grosse variazioni. Il piano è molto scarno, comprende la ben nota area verde di Viale della Resistenza, su cui questo consiglio ha avuto ampio modo di dibattere, e una serie di piccole aree e frustoli che sono oggetto di regolarizzazione con permuta e vendita, e di cui abbiamo già avuto modo di parlare in alcuni casi in questo consiglio. Il valore globale, l'ammontare delle alienazioni è di 388.888,88, scusate lo scioglio di lingua, per un'entrata prevista netta di 350.000 euro. Un altro punto dell'ordine del giorno è la ricognizione e la determinazione dei prezzi cessione per l'anno 2020 di aree fabbricate e fabbricati da destinare ad attività produttive e terziarie, a residenza pubblica. Anche in questo caso si conferma in 18,85 euro al metro quadro il prezzo di vendita per i lotti PIP6 fronte fiume, e si conferma il pagamento di 4 euro al metro quadro per trasformare nella zona PIP4 il diritto di superficie in diritto di proprietà. Questi euro 4 sono validi per quei concessionari che nel 2010 hanno provveduto al versamento della prima rata, mentre per le restanti aziende che volessero aderire alla proposta di trasformazione il prezzo salirebbe a 6 euro a metro quadrato, ma è un dato confermato rispetto all'anno passato. Chiedo una parentesi anche, la vorrei inserire in questo momento, per quanto riguarda la variazione di bilancio successiva, perché poi sarò così scarno, perché nella sostanza rientra nella discussione, in quanto l'ordinanza della protezione civile ha stanziato 77.254,83 euro per i servizi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza Covid, particolarmente per prendere misure urgenti di aiuto alimentare per persone e nuclei familiari bisognosi. Quindi è necessario con estrema urgenza apportare le conseguenti variazioni al bilancio previsionale 2020-2022 al fine di istituire e i capitoli in entrata e i capitoli in uscita corrispondenti alla finalità, per dare modo ai servizi, alla persona, di venire in aiuto delle persone che ne hanno grande esigenza. Per quanto riguarda il bilancio, dicevo che è un bilancio che sconta una povertà di entrate strutturale, su cui però avremo modo di ritornare nel corso della discussione per l'approvazione del bilancio consuntivo nelle prossime settimane, perché in quella occasione potremo valutare l'avanzo di gestione, poterlo applicare e per gli investimenti, e qui allora sarà importante la discussione per come saranno utilizzate queste somme, e speriamo, ce lo auguriamo, che il governo ci permetta anche di applicare in parte per la spesa corrente, per i motivi estremamente gravi che dicevamo in premessa, perché ci potremmo trovare di fronte a delle urgenze molto molto gravi, visto la situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo anche sottolineare che in quell'occasione potremmo effettuare una prima ricognizione e riaccertamento delle entrate, potremmo tra queste verificare le minori entrate, ma anche accertare il dividendo che l'ASM SPA e l'ASM SRL saranno in grado di comunicarci durante
la prossima assemblea di fine aprile, inizio maggio, e quindi quello potrà essere una boccata di ossigeno per il bilancio che, come avete visto, vede in netta contrazione le risorse a servizio della manutenzione e della cultura, oltre ovviamente anche a una rigorosa austerity per tutti gli altri capitoli di bilancio. L'indicazione politica che ha dato il sindaco in primis e poi tutta l'amministrazione è quella di salvaguardare i servizi alla persona, perché sappiamo essere improcrastinabile le esigenze che derivano proprio dalle persone stesse e dalle famiglie in difficoltà. Questo era quindi già una priorità nel momento in cui è stato progettato il bilancio preventivo. In questo momento una priorità diventa un'urgenza e financo un'emergenza. Come vi dicevo, siccome solo in sede di applicazione dell'avanzo potremmo parlare di ulteriori investimenti, i miei colleghi assessori saranno particolarmente chiamati in causa, non me ne vogliano, la prossima volta, perché lì potranno spiegare a tutto il consiglio, a tutta la città, come saranno impiegate nel corso dell'anno le risorse per gli investimenti, se ci saranno e per quanto sarà possibile applicarle. Un'ultima nota, penso condivisibile, sia alla necessità, al fatto che dovremmo approcciarci al DUP con molta cautela, perché ripetiamo, stiamo vivendo un periodo di grande trasformazione del paese, del mondo intero, della nostra città, e quindi nei prossimi mesi dovremo anche rivedere gli scenari di sviluppo e di crescita della nostra comunità. Ora ci aspetta un esercizio di responsabilità nell'approvazione di un bilancio che permetta di lavorare a servizio dei cittadini, e la consapevolezza che dovremo quest'anno lavorare più che mai sul bilancio, dovremo confrontarci molto, perché il mutamento delle esigenze così repentino ci troverà nella necessità di rispondere spesso con una grande frequenza e anche con molto prudenza e raziocinio alle novità che ci si presenteranno davanti. Anche dobbiamo dirlo a noi stessi, a tutta la città, che ci aspetta un periodo di grande rigore, in cui dovremmo saper fare buon uso delle risorse, e il senso di responsabilità a cui ci richiamava tutti il sindaco per quanto riguarda l'emergenza sanitaria dovrà essere anche esteso a tutte le dimensioni della nostra vita personale, familiare, sociale, lavorativa e pubblica. Essendo molti punti, so di essere stato molto sintetico, spero di non essere stato superficiale, sono a disposizione per quant'altro occorra per chiarire gli aspetti che ho toccato. Spero anche che mi abbiate sentito, perché io prima, come vi dicevo, ho avuto difficoltà e penso che abbia problemi alla linea, forse perché un po' intasata dagli utilizzi contemporanei in famiglia, siamo tutti in smart working, meno Lola, il resto siamo tutti in smart working. Grazie assessore. Bene, apriamo la discussione. Prego,
consiglieri di minoranza se vogliono dire. Francesco, se prenoto, Francesco Orioni, consigliere, se prenotato, prego Orioni. L'apertura ormai è un classico. Mi sentite innanzitutto? Sì. Sì, sì, perfetto, perfetto. Ok, ormai l'apertura sul bilancio è un classico, ormai non voglio, è per tradizione. Io stavolta, come dicevo anche in commissione, non ho spulciato come faccio al solito le pagine, il bilancio, le voci, perché mi sembra, l'ho detto in commissione, lo ripeto anche qua, ma il Tarcisio pure l'ha confermato, è quanto mai difficile, quanto mai è improbabile oggi parlare di un bilancio di programmazione quando siamo ancora in pieno di un'emergenza, è stata detta, quando è difficile come ne verremo fuori e in che condizioni ne veniamo fuori. Quindi oggi è difficile programmare, andare sulle singole voci come abbiamo fatto sempre. Chiaramente sì, la proroga era fino al 30 di aprile, ma cambia poco, oggi siamo l'8, quindi se era una proroga più consistente si poteva pensare di ragionare un po' più avanti, magari a bocce semifredde, ma oggi da qui a fine aprile penso che la situazione sia più o meno dove siamo. Certo, se era un bilancio consuntivo se ne poteva discutere, in quanto ormai il 2019 quello che è stato fatto è fatto, è chiuso, quindi potevamo analizzarlo, e quindi questo lo faremo magari in un'altra più avanti. Ma bilancio di programmazione, dire è stato messo poco qua, molto di là, qua là, è tutto, mi sembra un gioco molto empirico. Sicuramente io pure confermo che nel sociale, mi sembra avevamo parlato in commissione, che è stata confermata la cifra che era stata predisposta gli anni precedenti. Io vi dico subito che vi chiedo un aumento di questa cifra, cercate di mettere più risorse possibile nell'ambito sociale, perché sarà un problema, sarà un dramma, sarà proprio una cosa grossa. L'altro fronte cui io punterei, adesso elenco un po', facciamo più che un discorso tecnico, è un discorso politico a questo punto, è sul discorso del lavoro. Quando ripartirai io punterei molto sul lavoro, sulle opere pubbliche, sulle iniziative pubbliche, ma anche perché no, dice, abbiamo ridotto sulle manutenzioni, ma anche le manutenzioni sono una grossa opportunità di far lavorare anche magari a ditte del settore edile, stradale. Quindi punterei sul discorso, io è un mio pallino anche dai tempi di Martini, e poi l'ho detto anche all'inizio, io avrei fatto un assessore al lavoro, avrei fatto. Non sento l'esigenza più che mai in questo momento di fare un assessorato che coordina le politiche sul lavoro con le aziende, che promuove il turismo come opportunità di lavoro, di ripresa. Quindi sento l'esigenza più che mai, l'ho sempre sentita, che tra i vari assessori io avrei fatto un assessore proprio specifico al lavoro, sportello con le aziende, facilitare, mettere in contatto le aziende e i distributori locali di beni e di servizi. Quindi devo dire che tecnicamente è inutile parlare delle singole voci. Tra le opere pubbliche c'è molto cimitero, opere di cimiteri che gli altri anni avevamo sempre un po' rimandato, adesso magari c'è urgenza di definire. Io proverei a consigliare che magari di riprogettare anche il discorso dei cimiteri, anche perché purtroppo con questa esperienza negativa, cioè magari nei cimiteri non c'è tanta disponibilità o forse per niente per mettere le urne cinerarie, cioè oggi più che mai le persone si faranno, ci sarà un aumento delle cremazioni, le cose, quindi avere un luogo invece di comprare il solito fornetto, avere un luogo dove mettere una foto e un fiore magari più ristretto, quindi nella progettazione dei nuovi spazi o nella progettazione di tenere presente anche questa esigenza che
per effetto adesso di questa situazione condicente, ma io penso che anche in seguito molte più persone stanno andando verso questo sistema di tumulazione, quindi progettare i cimiteri magari avendo anche questa, questa possibilità. E per quanto riguarda, diciamo, le varie cose che sono state confermate, tipo le aliquote, non ho niente da dire. Come diceva l'assessore, magari sulle partecipate parleremo più avanti, quando avremo un bilancio consuntivo, vedremo l'utile delle partecipate, o vedremo magari quali progetti hanno anche loro rivisto in base a questa situazione. Quindi direi che la discussione oggi, per quanto mi riguarda, sì, lo facciamo, un atto dovuto, perché poi magari lavorano meglio gli uffici, possono mettere in piedi delle cose più facilmente, però tecnicamente non ho niente da dire. Quindi, per quanto ripeto, la programmazione di un piano da qui a 2020-21-22 mi sembra una cosa, ecco, fuori luogo, quando non sappiamo manco la prossima settimana chi, o fra 15 giorni, chi potrà riaprire, chi potrà lavorare, chi potrà andare, che cosa farà il parrucchiere, o piuttosto cose più o meno, tanto siamo tutti, siete tutti nella, dicevo l'altro giorno, c'è anche tra di noi chi ha le attività, chi ha dovuto chiudere, chi c'è i dipendenti, quindi è un problema magari, ecco, importante. Poi c'è tutto il discorso sanitario che Pietro sicuramente in prima persona vive, ecco, quindi direi io chiudo questo, questo iniziale, poi dopo se c'è da aggiungere qualcosa nella discussione, direi concentrazione sul sociale, su a progettare qualcosa quando c'è la ripresa sul lavoro, per dottor Tabanelli, cercare di dare un lavoro, e poi attenzione, ma questo lo sta facendo la sindaca abbastanza, al discorso sanitario, quindi massima attenzione al discorso, dottor sanitario, Tabanelli, che ci stiamo muovendo molto bene dal punto di vista dell'ospedale, tutte le richieste io le ho condivise con le mascherine, con anche il discorso del pronto soccorso da riaprire, quindi io sotto questo aspetto non ho niente da aggiungere a quello che sta facendo la sindaca sotto per San Severino. In effetti, per carità, ci sono 15 più 17, ma per adesso ci possiamo ritenere anche abbastanza fortunati rispetto ai paesi che ci circondano. Quindi sotto questo aspetto non ho da aggiungere niente. Per il momento mi fermo, grazie. Come posso fare per intervenire? Io non so come si fa. Consigliere Lamba, c'è il telefono adesso oppure ancora non c'è? No, c'ho ancora il telefono ed è un problema enorme, però penso che tanto come faccio, non posso fare altro, posso intervenire. Allora, dato che adesso c'è il telefono, è collegata, può intervenire. Quindi io intanto ringrazio tutto il Consiglio Comunale per essersi riunito in questa maniera, nel rispetto di regole assolutamente indispensabili in questo momento. Io mi auguro che questo bilancio possa essere l'esplicazione etimologica anche della parola crisi, cioè il saper distinguere la granella dal frumento, proprio perché nei momenti di crisi io credo sia importantissimo poter riflettere e prendere decisioni. Quindi, come diceva il consigliere Borioni, chiaramente non è che ci mettiamo a spulciare, perché altrimenti, per esempio, nelle opere pubbliche qualcosa che manca lo troviamo, però dobbiamo assolutamente essere convintissimi che un momento come questo è di una drammaticità assolutamente, io spero, irripetibile, e che chiunque si trovi in una condizione di governo, di dirigere qualcosa, si trova in una difficoltà immensa. Quindi io rispetto questo bilancio, senza andare, come diceva appunto Francesco, a spulciare quelle che sono le piccole cose, però mi raccomando tanto, soprattutto con chi ci guida,
con il primus inter pares, il sindaco, che sia attentissima in questa situazione al lavoro, a promuovere il più possibile quelle che possono essere le esigenze di tutti i nostri cittadini ed essere vicinissimi a quello che è il sociale. Certamente si usava sempre dire che la bellezza salverà il mondo. A me ha sempre dato tanto fastidio questa frase, perché sono stata sempre profondamente convinta, come l'angelo di Dürer, che è la scienza che salva il mondo. Noi oggi ci troviamo di fronte quasi ad una sconfitta catastrofica della scienza e abbiamo paura, io lo ammetto, ho paura, il terrore, perché la vita sembra addirittura proprio non avere più il suo valore. Quindi il mio contributo a questo bilancio è quello di potermi augurare che si delini, configurandosi come la risultanza di una contestualità nella norma in questo momento, ma che poi sicuramente la realtà determinerà dei cambiamenti necessari ad una situazione straordinaria qual è quella che noi stiamo vivendo. Quindi, in attesa di ulteriori decisioni intanto del governo, possiamo solo accettare questa programmazione e poi ci sarà, penso, la programmazione, anche l'affermazione di voto, penso, Presidente, vero? Io faccio tanta fatica a parlare a vuoto così. Sì, ci sarà, però... consigliere Ramba, allora ci sarà la dichiarazione di voto punto per punto, quindi si può intervenire, sì, anche su, ecco, ogni punto. Quindi ci sarà ecco, io mi auguro un ridimensionamento e soprattutto un aiuto fortissimo dal governo centrale. E io credo che mai come in questo momento i sindaci siano fondamentali, importantissimi. Si è dimostrato anche con la nostra realtà sanitaria. E quindi, ecco, io ringrazio l'assessore per aver espletato questo bilancio. Grazie. Grazie consigliere Rampa. Se si tiene in contatto per la votazione e per la dichiarazione di voto, la contatterò ogni volta. La ringrazio, solo che Presidente, io adesso devo impiantare il computer, quindi mi faccio viva tra poco. Va benissimo, a disposizione. Grazie. Prego. Mi scuso sia con Mauro Bombale, il consigliere, che con Pietro Cugiani, con il consigliere Cugiani, però dato che Gabriella, la consigliere Lamba, c'è questo problema, abbiamo... Bene, ha chiesto la parola il consigliere Compadre, prego. Sì, dopo io. Sì, dopo se mi Cugiani, sentite... Ah, se vuole intervenire Pietro non ci sono problemi. A parte che litigate, fate una... sarà un contributo... Sarà un contributo brevissimo, in linea con quanto già detto dai colleghi della minoranza. Credo che in una situazione come questa la disamina tecnica sia poco utile, abbia un senso relativo, e che si debba trattare in questa occasione più che altro di tracciare una sorta di dichiarazione di intenti su quello che deve essere lo spirito che ci dovrà muovere nei mesi a venire. Credo che debba essere uno spirito che richiami in parte quello che si è già palesato nel post-sisma, cioè uno spirito di unità, di collaborazione tra le varie componenti del Consiglio Comunale, cercando di leggere man mano quello che la realtà ci mostrerà, ci profilerà davanti, visto che la situazione è in itinere. Vedremo quali saranno gli sviluppi e quindi in che modo fronteggiare questa emergenza e questo momento così drammatico per molti versi. L'unica cosa che mi sento di dire è bene naturalmente concentrarsi sul sociale e direi molto importante sfruttare, tra virgolette, può sembrare brutto dirlo, questo dramma per spingere ancora più forte il discorso del nostro ospedale e della strategicità, diciamo, di questa struttura
proprio alla luce di quello che sta accadendo. Quindi faccio appello naturalmente al sindaco che sta già battagliando sotto questo punto di vista, ma ecco, che si faccia fortemente leva su questo, perché quello che sta accadendo dimostra quello che abbiamo detto tante volte, di quanto sia importante e fondamentale una sanità diffusa sul territorio vicina ai bisogni dei cittadini. Quindi ecco, mi fermo qua per il momento. Grazie. Grazie consigliere Lombardo. Prego consigliere Cruciani. Posso intervenire io? Buonasera a tutti. Anch'io ringrazio per come è stato organizzato questo consiglio. Non era facile, però vedo che sta riuscendo. Buonasera sindaco. Comincio dalle sue dichiarazioni. A parte il minuto di silenzio che era dovuto per tutti i morti che ci sono stati a livello nazionale, per fortuna pochi qui a livello locale, diciamo. Mi associo per un elogio ai sanitari, ai medici, agli infermieri, ai tecnici di radiologia, che spesso tutti scafandrati devono andare, molti sono miei colleghi, devono andare a Camerino, gli è cambiata completamente la vita ad alcuni miei colleghi, anche se devo dire che per dichiarazione loro si sentono più sicuri a Camerino, stranamente, che a San Severino per quello che è successo. Sto alludendo ai fatti che sono successi, perché lassù sappiamo con chi abbiamo a che fare, conosciamo il nemico. Invece a San Severino purtroppo c'è stato qualche disguido, qualche mix, e purtroppo anch'io in prima linea spesso mi è capitato di avere a che fare con qualcuno e non sapevo magari che era positivo, quindi bisogna essere doppiamente prudenti a San Severino. Mi associo anche alla protezione, cioè l'elogio alla protezione civile per quello che sta facendo, la Croce Rossa, gli autisti sono tutti importanti, diciamo, il personale. E naturalmente riconoscimento al sindaco e a questa amministrazione per quello che sta facendo. Condivido pienamente il fatto che bisogna separare, diciamo, i pazienti, quelli che sono sospetti, con quelli sani, con la struttura esterna. Questa è stata una cosa molto importante che hanno fatto in diversi ospedali. Quindi rivendicare il pronto soccorso e soprattutto i tamponi agli operatori. I tamponi agli operatori, dopo ci ritornerò su questo. Vado velocemente in dettaglio sui vari punti all'ordine del giorno. L'addizionale IRPEF è uguale a quella dell'anno scorso, quindi non c'è nulla da dire, penso che non ci sia nulla da dire. Per quanto riguarda le opere pubbliche degne di nota, aveva ragione appunto Borioni prima dicendo che si è dato molto risalto ai cimiteri rurali. Durante la campagna elettorale mi era venuto in mente di fare una proposta provocatoria, che però vedo che ha visto che ha fatto il sindaco di Tolentino, non è stata accolta molto bene. Giù al cimitero di San Michele ci sarebbe stato il posto anche per un inceneritore, per un forno crematorio, che tra l'altro porterebbe molti soldi nelle casse del comune, tra l'altro sono molto remunerativi questi, però vedo che molti non accettano una soluzione del genere. Per quanto riguarda le scuole in Luzio, io volevo chiedere all'assessore alcune spiegazioni. La nuova costruzione 2020-2021, cioè si tratta di nuova costruzione, mi sembra. Il Tacchi Venturi si tratta di una ristrutturazione, e poi si parla di un nuovo asilo nido. Se mi può delucidare un po' meglio su queste cose, sulle cifre, 3 milioni di euro. Poi interessante quello dei giardini pubblici, è stato sempre un pallino del nostro sindaco e spero che potrà realizzarlo. È una cosa dovuta alla discarica di Maricella, naturalmente. Io non sono molto favorevole, non amo molto le piste ciclabili, perché penso che con i fondi europei sono fatti più per il nord Europa che per noi, magari, però anche quelli possono essere utili. E infine i due ponti, il ponte in via Varsavia e il ponte di Tacoli.
vedo che ci sono 3 milioni di euro. Questi 3 milioni di euro sono molto importanti in funzione anche della pretella, dopo parleremo anche di quella, perché senza fare altre strade che passano magari per l'area archeologica, si possono utilizzare i ponti già esistenti, rinforzandoli e migliorando la viabilità sia in via Varsavia sia a Tacoli, qualunque essa sia la pretella. Che io ho le mie idee in proposito, però ne parleremo nel momento dovuto. Poi veniamo al DUP. Il DUP, naturalmente, l'hanno detto bene i miei colleghi di minoranza, bisogna, siccome è un documento politico, strategico, in questo momento c'è poco da fare strategia, la cosa più importante è il lavoro, cioè quando ci sarà la ripresa, il sociale e soprattutto la tutela della salute. La tutela della salute, quindi l'ospedale, mi sembra che il sindaco ha dato il dovuto risalto all'ospedale, sia alle eccellenze, il punto di primo intervento, diciamo in questa epidemia da coronavirus, alla luce delle ultime vicende, è cambiato lo scenario sociosanitario e quindi bisogna rivedere tutto l'assetto sanitario della provincia di Macerata e dell'area vasta Trento. Quindi bisogna dare il giusto risalto allo sviluppo economico, al turismo, il clima e l'ambiente. Il clima e l'ambiente penso che c'entri anche con questa epidemia. Naturalmente faccio un elogio alla preside per la cultura per quello che sta facendo, magari online in questo momento per il teatro, eccetera. Poi parliamo di, per quanto riguarda la viabilità, la pretella San Severino Tolentino nel DUP è stato dato giusto risalto, il ponte di Intagliata, i parcheggi, la ferrovia Civitanova-Fabriano, la metropolitana di superficie, questa è un obiettivo, una cosa importante ancora. Poi, ma ora vorrei venire al punto dolente, diciamo. Permettetemi di fare alcune considerazioni sulla situazione attuale per quanto riguarda l'epidemia, la sanità. Innanzitutto, ripeto l'elogio per quanti si sono impegnati in questa grave crisi. In primis per il sindaco, la Croce Rossa, la Protezione Civile, eccetera. Un grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari in prima linea, le forze dell'ordine che prima non ho menzionato e voglio menzionare, i vigili del fuoco, i sacerdoti e tutta la comunità che ha risposto bene rimanendo in casa, in cattività. Non pensavo che il popolo italiano avesse questa disciplina. Anche il sottoscritto è stato impegnato, non come quando ero in ospedale, ma in alcune strutture, e come dicevo prima spesso ho avuto a che fare appunto con questo mostro invisibile. Ho chiesto di rientrare dalla pensione in servizio a San Severino e a Camerino, ma per ora non hanno bisogno di radiologi, in quanto hanno ridotto l'attività, in questo momento non c'è bisogno. Vanno dette alcune cose. Da gennaio che coviamo il coronavirus tra di noi e non abbiamo subito preso le precauzioni. Abbiamo peccato forse di superficialità, ma tutti quanti pensavamo di essere immuni, che da noi non sarebbe mai arrivato questo virus. È stato un grave errore di valutazione, non abbiamo preso le dovute precauzioni, e da gennaio, ripeto, che stava tra di noi. Ho visto spesso negli studi radiologici che frequento polmoniti e che con il senno del poi a una revisione erano sicuramente riconducibili a Covid. Siamo rimasti sprovvisti di presidi. I medici di medicina generale, questa è una denuncia che ho fatto spesso, l'ho fatto anche sui giornali, hanno rischiato tantissimo in prima linea e parecchi ne sono morti. Addirittura abbiamo 80 sanitari e 80 medici morti, e di questi 70% sono medici di medicina generale. Sono stati mandati senza protezioni, molti appunto li abbiamo perduti. E ce n'è uno proprio in particolare che si può anche conoscere, Gabriella la conoscerà senz'altro, il dottor Foltrani di Cingoli. Questo era venuto a contatto con il Covid nella casa di riposo
era andato spesso nella casa di riposo e purtroppo l'ha preso lui a 57 anni, ci ha lasciato. Non è, ripeto, appunto, i medici di medicina generale, spesso senza sapere le condizioni dei loro pazienti, se erano affetti dal virus o meno, quindi senza disposizioni, senza protocolli, sono andati a domicilio a visitare, non avendo farmaci, ma i farmaci li stanno provando ora, non si riusciva a fare i tamponi, non si riusciva a ricoverare i pazienti, insomma è stato un momento molto tragico e molto grave. Hanno rischiato tantissimo, non solo loro, ma tutti, anche i medici delle terapie intensive, gli infermieri. Una cosa vergognosa che sta succedendo adesso, il tentativo di fare uno scudo legale solo per alcuni e per altri no, questa è una cosa che bisogna denunciare. Cioè, si possono bisogna stabilire se siamo in tempo di guerra. In tempo di guerra, quando si spara, è tutto giustificato dalla guerra. Ma se poi vengono fuori altre motivazioni, non è che si possono salvare solo degli amministrativi, funzionari, diciamo, e si danno altre colpe agli operatori. Io penso che se va fatto uno scudo legale, va fatto per tutti quanti, perché siamo veramente in un periodo di guerra. Un altro problema, bisogna rivedere in generale l'assetto della sanità e degli ospedali, soprattutto per quanto riguarda la nostra zona. Se il sistema sanitario nazionale ha tenuto, è grazie alla tenacia e alla volontà degli operatori, ma non ha certo dimostrato, diciamo, una consistenza, il migliore del mondo era stato definito, ma ha dimostrato numerose crepe per i tagli degli ultimi anni che si sono stati. Molte rianimazioni erano state chiuse recentemente e addirittura, ve lo dico in anteprima, me ne assumo tutte le responsabilità, c'era la volontà di chiudere anche la rianimazione di Camerino qualora non fosse successo quello che è successo. È diventato Covid dopo non solo la terapia intensiva, la rianimazione serviva, ma addirittura bisognava ampliare i posti. Serve un'altra cosa, serve il nuovo ospedale di Civitanova nella Fiera, e in questo momento c'è una riduzione dei ricoverati nelle terapie intensive, forse serve un po' di meno. Io ho qualcosa da ridire sull'ubicazione. Prima si parlava della nave ad Ancona, poi del parasport. Io penso che sarebbe stato bene prendere la proposta del dottor Ciccioli, dottor Ciccioli che voi conoscete, di Fratelli d'Italia, diciamo, adesso non c'entra niente il partito, e diceva di metterlo al sesto piano dell'ospedale di Torrette, in modo che sarebbe rimasto come riserva per sempre, anche in futuro. Oppure negli ospedali dismessi, è inutile stare a creare un ospedale adesso d'urgenza con tante terapie intensive, se c'è un rallentamento nell'epidemia, naturalmente. Un minuto, Sì, ho quasi finito. Potrebbe anche servire di meno. Infine, torniamo all'ospedale unico della Pieve, che ogni tanto si vedono i proclami che va avanti. Serve un nuovo ospedale unico. Adesso amano definirlo provinciale, ma io penso che serva un nuovo ospedale per la città di Macerata, magari di 400 posti letto con rianimazione eccetera, ma lasciando tutta la struttura, tutta la rete degli ospedali dall'entroterra fino a Civitanova, fino al mare, e quindi rivalutare l'ospedale di San Severino, il pronto soccorso, le emergenze, perché no, forse è provocatoria, ma insomma è un nuovo punto nascita. Infine, l'ultima cosa, poi concludo, è la Commissione Sanità, mi rivolgo a Silvia, gliel'ho detto prima, è importante in questo momento, diciamo, a parte la cultura, naturalmente, che sta facendo molto bene la preside, ma diciamo in passato abbiamo fatto funzionare di più questa commissione, ora potrebbe essere di supporto, di sostegno al sindaco, che è il primo artefice appunto della difesa della salute pubblica, ma si potrebbe fare una commissione consiliare allargata con la Protezione Civile, la Croce Rossa, i vigili, i carabinieri di supporto al sindaco, quindi un vero comitato di salute pubblica. Con questo ho concluso. Grazie consigliere Cruciani.
ben arrivato al consigliere Panicari, è rimasto se vuole fare entrare nella discussione oppure passa direttamente alle dichiarazioni di voto. Scusate, ma siccome stiamo alla dichiarazione di voto. Il microfono Massimo funziona bene. No, mi sentite? Mi sentite? Io mi sono collegato soltanto adesso, non ho seguito la discussione, sicuramente non so neanche di che cosa state parlando, per cui vorrei, per poter votare, vorrei capire qual è il punto che è stato trattato. Giusto, parliamo dei punti dal 2 fino all'8 del bilancio previsionale. Abbiamo discusso tutti quanti, abbiamo fatto la discussione all'inizio, il relatore è stato l'assessore Antoniozzi, ha relazionato tutto quanto dal punto 2, dall'addizionale al punto 8, approvazione di bilancio. Il consigliere Lamba è intervenuto per telefono perché ancora non c'è il computer che funziona, e hanno parlato sia i consiglieri Bompate, Cruciani e Borioni e la consigliere Lamba, quindi ti do del tu, sei rimasto tu Massimo, se vuoi dire qualcosa, se hai letto il bilancio, ecco, prego. Guarda, io farò l'intervento nella dichiarazione di voto a seguire dopo i miei colleghi di opposizione, grazie. Benissimo. Allora, passiamo alla dichiarazione di... un attimo, che il consigliere Cruciani aveva posto delle domande all'assessore competente. Ho posto alcune domande all'assessore, se è possibile avere qualche risposta. Sì. Allora, buonasera. E allora, prima di tutto volevo rispondere al consigliere Borioni. Non c'è il video. È tutto attivato, però io vedo. No, noi non la vediamo. Io perlomeno non la vedo, però neanche il segretario. Io vedo a tutti, adesso non lo so quello che. Assessore, disattivi e attivi. Allora, disattivo. È attivo. Quello è l'audio. Il video? No, questa è la fotocamera. No. Mi vedete? No. No. Riprovo. Andiamo, parli. Prego. Allora. Volevo rispondere al consigliere, prima di tutto al consigliere Borioni, in merito all'ampliamento dei cimiteri e alle cassettine crematorie e praticamente informarlo che sono già state predisposte all'interno della progettazione, sia per quanto riguarda il cimitero di Cesolo, sia per quanto riguarda quello di San Michele, e ce ne sono all'incirca più di un centinaio. E in ogni caso valuteremo poi se è un numero sufficiente oppure se aumentarlo. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, le cassettine crematorie. Poi per quanto riguarda invece i lavori di adeguamento, quindi le schede degli interventi numero 14 e numero 15, che sono i lavori di adeguamento sismico presso Tacchi Venturi e i lavori di realizzazione nuovo asilo nido, diciamo che è stata prevista la cifra per entrambi di 3 milioni per l'annualità 2021, perché sono all'interno di un bando a cui abbiamo partecipato, che è un bando praticamente che si prorroga negli anni, e ovviamente se non venivano inserite poi perdevamo l'opportunità, quindi se uscivamo e non li inserivamo uscivamo praticamente dalla graduatoria, quindi ecco perché sono stati inseriti. E per quanto riguarda poi
il Luzio, o il plesso scolastico Luzio, poi il sindaco interverrà lei in merito a questo. Allora, intervengo subito perché anch'io ho delle risposte da dare sia alla... Ok, rispondo per quanto riguarda il Luzio. Noi ne abbiamo già parlato, è un adeguamento sismico nuovo Luzio. Ci sono stati riconosciuti 7.980.000 euro, ne abbiamo già parlato, ma di nuovo chiederei all'ingegner Barcaglioni di spiegarci bene cosa andremo a fare, ma Pietro ne avevamo già parlato, l'avevamo già presentato, ma ridiscuterne ancora fa bene, perché ce l'ho nella speranza di poterlo fare prima possibile, quindi prego l'ingegnere di spiegarci bene cosa andremo a fare con il Luzio. Allora, l'intervento in progetto si tratta del recupero dell'edificio esistente, che prevede il recupero funzionale e strutturale mediante la tecnica dell'isolamento alla base, cioè verranno installati gli isolatori sismici. Tale intervento ci permetterà di raggiungere coefficienti di sicurezza di un edificio nuovo con funzioni strategiche. Chiaramente l'intervento potrà essere attuato solamente quando l'ITIS sarà ricostruito, in quanto la Luzio è occupata dall'istituto tecnico. Attualmente stiamo seguendo la progettazione. Un attimo, sindaco, se c'è un attimo una fotocamera che non vediamo l'ingegnere Barcaglioni. Ah, ecco, a posto, grazie. Dobbiamo stare un metro di distante. Giusto. Scusate. Quindi sostanzialmente è attuato l'intervento solamente dopo che la Luzio sarà lasciata libera dagli studenti dell'ITIS. Attualmente stiamo facendo la progettazione architettonica, la facciamo noi internamente, abbiamo affidato l'incarico per la progettazione strutturale e stiamo procedendo alla selezione per l'individuazione di un tecnico impiantista. Il nostro obiettivo è di essere pronti con il progetto approvato subito a ridosso dell'uscita degli studenti dell'ITIS dalla Luzio. Quindi poi, per quanto riguarda l'ospedale, sempre il quesito dell'ospedale, sicuramente una volta parlano di ospedale unico, una volta provinciale, quindi Pietro, lei ha preso proprio, ha centrato l'idea, proprio il concetto. Sicuramente a Macerata serviva un ospedale molto più grande, quindi automaticamente questo l'ha portato a chiamare non più unico ma provinciale. Come ho già spiegato questa mattina su un'intervista, noi quando siamo stati chiamati in causa tutti i sindaci del territorio, era stato detto che tutti i presidi o gli ospedali DEA venivano arricchiti con delle specialistiche e venivano arricchiti come presidi. È per questo che poi, nonostante eravamo anche candidati per avere un ospedale provinciale, eravamo arrivati ad accordare ciò. Poi, come ha già detto anche il sindaco di Civitanova a suo tempo, non hanno mantenuto la parola. Ma sappiamo benissimo che la sanità è una dittatura, è vietato. Lei ci ha lavorato, Cruciani, dottor Cruciani, quindi sa benissimo di che cosa parliamo. E lavorano come attualmente, noi avere informazioni diventa quasi impossibile con il coronavirus. Stiamo vivendo da sindaci l'impossibilità, quindi ci siamo già sentiti noi. Loro sono sordi, ciechi e muti, vanno per la loro strada, quindi dobbiamo solo lottare di lasciare il nostro presidio e far sì di portare almeno il pronto soccorso. Non dico, non nascondo che nonostante tutto stiamo cercando sempre con Altar di portare avanti il punto nascita, magari non abbiamo mai fatto presente, ma noi stiamo lavorando sempre lavorando con l'avvocato
per far sì che ci dia una risposta e che comunque proprio in questo periodo porti avanti la causa, come ha fatto Fabriano, di riapertura del punto nascita. Cioè, le stiamo provando tutte proprio perché è un bellissimo presidio all'avanguardia e non nascondo la sorpresa della domenica in cui la dottoressa Storti è venuta a San Severino per comunicare che Camerino sarebbe diventato un ospedale Covid e San Severino no, ma avrebbe avuto tutti gli accorgimenti e tutti gli arricchimenti del caso. Poi ci siamo recati a Camerino, presenza convocati proprio all'improvviso dal sindaco Sborgia. C'eravamo tutti i sindaci e abbiamo chiesto perché no San Severino, cioè Camerino ha detto perché devo avercelo io, perché non lo portate a San Severino Marche? La Storti ha risposto per adeguare questo ospedale ci si impiegherebbe un mese, in realtà una settimana era più che sufficiente, quindi non c'è la volontà, quindi non essendoci la volontà è molto duro ottenere qualcosa. Comunque, se riusciamo a avere un pronto soccorso che ci aspetta, perché comunque è stato ancora una volta appellato e parlato direttamente con il ministro Speranza, con Borelli, ma mi dicono comanda Ceregioli e la regione, noi possiamo dire che come si sta comportando ora con l'ospedale non Covid non è il massimo, quindi non si può tenere un pronto soccorso a Camerino e non averlo a San Severino in questo momento in cui chi non ha il coronavirus deve andare a controllarsi, non ha senso e non è giusto, non so se ci riusciremo. La battaglia sarà dura, ma dovrà essere fatta proprio in questo periodo. Mi sto adoperando in tutti i modi, con l'aiuto politico, con le conoscenze che possiamo avere e supporto, ma per far capire che è un presidio provinciale e non ha un pronto soccorso. Cioè, capiamo che è molto difficile e soprattutto non c'è la volontà. Quindi, come non c'è stata nel passato, sicuramente per l'ospedale di San Severino hanno dei progetti che non ci vogliono dire, ma certamente non molleremo. E sicuramente voi sarete insieme a me, mi auguro, nella lotta. Scusi, sindaco, se intervengo. Addirittura a Camerino sono molto preoccupati di avere il pronto soccorso con i doppi pazienti, sia i Covid positivi che quelli non positivi. Questo è proprio un grosso errore, dovrebbero i non Covid dovrebbero venire tutti a San Severino e dovrebbe chiudere il pronto soccorso per i non Covid a Camerino. Quello è un ospedale Covid, dovrebbe essere destinato solo per questo. Beh, sicuramente Camerino ha paura di perdere il pronto soccorso e capisco, ma noi dall'altra parte dobbiamo avere, avendo un ospedale non Covid provinciale, tengo a precisare, anche se visto il disguido, ma comunque doveva essere pieno di pazienti, perché ce ne sono, visto che stanno traducendo o trasformando tutte le strutture in Covid, non avere il pronto soccorso. Allora, a San Severino ci sono tante persone che vanno, è un primo intervento e non abbiamo il percorso pulito e sporco. Quindi questo è quello che dicevamo, è un danno enorme. Il container che ha messo all'esterno, se non è operativo, ma non può essere operativo perché deve esserci un dottore e due infermiere, ma perché non c'è la volontà? Il problema è questo. E con chi parliamo? Se parliamo con la regione, parliamo i vari responsabili, ma in questo momento sono presi da tante problematiche e in realtà niente, dobbiamo solo far leva sul ministro e sulla protezione civile, che faccia presente che quello che stanno facendo non è giusto, non è corretto, non è il modo giusto, per non tanto per presa di posizione, per i pazienti, per la città, sono preoccupati anche gli altri sindaci, abbiamo scritto in comune anche una lettera proprio per accertarci la situazione di San Severino e soprattutto far capire
l'importanza di questo presidio per tutti i comuni circondari. Quindi è fondamentale e stiamo portando avanti tutti insieme. Giusto, più che giusto. Ci stiamo adoperando per far capire che stanno sbagliando sulla nostra pelle, perché in realtà è così, uno si sente poco bene, va all'ospedale e può trovare di tutto. Questa è la realtà di oggi, purtroppo è così e la sanità dovrebbe tornare purtroppo ricattano non dando il personale, sempre alla solita maniera. Beh, abbiamo visto che il personale c'è, bisogna, quando la protezione civile ha fatto l'appello hanno risposto in migliaia, quindi il personale... esatto, volendo si può trovare, questo sicuramente. È la volontà che non c'è, molto diverso. Este. Passiamo alla dichiarazione di voto, passiamo al punto 2, addizionale comunale all'IRPEF di cui a decreto legislativo 28 settembre 98 numero 360, aliquote per l'anno 2020. Prego i consiglieri per la dichiarazione di voto. Vado io. Prego, consigliere Borioni. Sì, come abbiamo detto all'inizio, come abbiamo detto tutti quanti, non ha senso entrare nel merito tecnico delle varie delibere dal punto di vista tecnico. Magari utilizziamo i vari punti per magari fare delle precisazioni, degli approfondimenti a quanto è stato detto di carattere generale, perché ripeto, programmare oggi, per carità, le aliquote vanno bene, le riconfermiamo, però come diceva l'assessore non si sa come si incameranno, chi le pagherà, chi non le pagherà, capite, queste sono aliquote IRPEF dovute da reddito da dipendente, ma se il dipendente non lavora non c'è nemmeno l'aliquota IRPEF e probabilmente chi sta in cassa integrazione non sarà soggetto ad aliquota IRPEF, perché se prende 600 euro e poi magari l'IRPEF non ha senso, quindi stabiliamola pure, facciamo tutto, diciamo, il compito tecnico, ma ecco, non ci addentriamo, io perlomeno nel merito, ma approfitto un attimo dei vari punti magari per fare dei flash scorrevoli magari su altri argomenti, tipo quello della sanità. Io sono convinto che una delle cose che cambieranno e che saranno comunque ridisegnate sarà tante cose, come è stato detto, la nostra vita, ma la cosa più che cambierà è il discorso della sanità, cioè una sanità così l'abbiamo vista non può essere, quindi cambierà dalla medicina di base, dai medici di prossimità, dalla medicina a domicilio, dell'assistenza a domicilio. Io vi posso assicurare, per quanto possa in questo momento anche con il ministro Speranza, che chiaramente ha altri problemi, è inavvicinabile adesso, altre condizioni, però un'idea di sanità diversa, di una sanità pubblica magari efficiente con un privato che la complementare, comunque la cosa che sono sicuro che si cambierà, quindi anche tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, ospedale unico, anche se l'altro giorno dal ministero è venuto l'ok alla regione per andare avanti sull'ospedale unico a Macerata, però anche tutti questi discorsi, Pesaro, ospedale nord, quella che segue un po' in giro nella regione Marche, dovranno essere tutti per forza rivisti. Per quanto riguarda, giustamente sono d'accordo con Piero, per quanto riguarda la salvaguardia di chi ha operato, già noi tramite il consigliere regionale che tu conosci, Busilacchi, è stato presentato una proposta per salvaguardare legalmente gli operatori. Guarda caso in Commissione Senato c'è stato un emendamento, il primo firmatario è Salvini, che voleva tutelare i proprietari di cliniche, i dirigenti, i cosi. Per fortuna ci hanno avuto il pudore di ritirarlo, perché giustamente non è colpa che chi è andato in Russia con le scarpe di cartone poi è morto
di fretola, ma il problema, la colpa è di chi ce l'ha mandati a combattere in quelle condizioni, e noi sappiamo a quel tempo chi era. E quindi la salvaguardia legale ben venga dal punto di vista di tutti gli operatori, tutti gli infermieri, tutti gli autisti, tutte cose, ma chi aveva potere e aveva ruoli decisionali, di responsabilità, doveva fornire nell'ambito delle sue possibilità, delle sue competenze, doveva fornire gli strumenti. Ecco, io quindi, scusate, ripeto, per l'addizionale, io direi che per quanto riguarda, potrei fare, ecco, interloquire nei vari punti così, ma le dichiarazioni di voto sono, per quanto mi riguarda, in quei punti chiaramente sono di astensione, per i motivi che dicevo prima, perché non c'è possibilità di approfondirli, e per i motivi soliti che ci asteniamo, anche perché poi c'è da rivedere il tutto più avanti. Bene, grazie. Altri consiglieri? Prego, consigliere Bucani. Sì. Io posso essere anche favorevole a votare a favore, ma con le riserve che diceva giustamente Francesco. Quindi però non ho difficoltà a votare a favore a questa cosa. Per quanto riguarda ridisegnare la sanità, si potrebbe parlare anche di rivedere il titolo quinto e tutta questa delega, questo assoluto potere alle regioni, forse va un po' rivisto, assolutamente. Sono d'accordo con Francesco per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, la medicina del territorio, che va potenziata, e quindi va cambiato un po' l'assetto di tutta la sanità, senza demonizzare il privato, che deve essere complementare, come diceva Francesco, normalmente. Il privato convenzionato, tra l'altro. Va bene, io voto a favore comunque. Bene, grazie consigliere Crugiani. Prego. Sono rimasti consigliere Panicari e consigliere Bompadre. Beh, faccio un piccolo consigliere Panicari, prego. Praticamente scusate di nuovo, ma soltanto adesso sono riuscito a collegarmi, quindi non ho compreso tutti gli interventi. Io sono perfettamente d'accordo con l'amico Borioni, anche se non manca mai sempre questi rigurgiti antifascisti, ci riporta in Russia, no, ma scherzi a parte. Oggi è difficile fare una programmazione in una realtà che è in continuo movimento. Ci sono mutazioni continue, per cui fotografare oggi le dinamiche del futuro è cosa veramente complicata e incerta. Io, prima di venire in consiglio, avevo praticamente fatto delle riflessioni. Oggi, a mio modesto avviso, gli aspetti più importanti sono tre, probabilmente saranno stati già trattati. Io mi riferivo alla sanità, che è stata ampiamente trattata, e quindi condivido pienamente il vostro punto di vista. Dovremmo naturalmente darci da fare per poter guadagnare terreno e restituire a questa città un minimo di dignità in ambito sanitario. Poi l'altro aspetto che a me interessa è la casa di riposo, forse perché ce l'ho anche più avanti, no, scherzo a parte, anche perché in questo momento dobbiamo essere particolarmente vicini alle persone in difficoltà. Siamo stati fortunati perché ovviamente non ci sono stati contagi, abbiamo avuto fortuna, ma siamo stati anche bravi. Non mi sono formalizzato quando sono state mosse delle critiche per la consegna delle mascherine. A me non importa un fico secco se a consegnare la mascherina va il sindaco o il presidente. In questi momenti bisogna guardare la sostanza delle cose, la forma la lasciamo per momenti più idilliaci. Poi un altro aspetto mi vorrei soffermare invece, oltre ai buoni per le famiglie in difficoltà, oggi ci sono anche altri soggetti in difficoltà. Con le lezioni telematiche, con le video lezioni fatte da diversi istituti, a partire dalle scuole medie e anche le superiori, probabilmente ci sono anche famiglie che non hanno a disposizione la connessione internet, non hanno magari i supporti informatici, quindi non hanno a disposizione PC. In questo momento credo che il Consiglio Comunale debba prendere in considerazione anche questo aspetto. Noi ci dobbiamo far conto
di aiutare, probabilmente non saranno tantissime, però quelle famiglie che hanno difficoltà a poter fare in modo che i propri figli riescano a seguire le lezioni che oggi sappiamo avvengono con modalità diverse. E naturalmente noi diamo il massimo supporto all'amministrazione, anche perché in questi casi la maturità, ma soprattutto la dignità di chi rappresenta le istituzioni, deve necessariamente fare in modo che chi governa, chi ha questa responsabilità, debba essere totalmente supportato. Dobbiamo dare ai nostri cittadini l'immagine, l'idea che il governo locale è con loro, che siamo tutti uniti per lottare contro questa pandemia, questo virus pazzesco. Naturalmente, non potendo però entrare nel merito delle singole proposte, anche perché, come abbiamo già detto, potrebbero cambiare nel corso dei mesi successivi, il nostro gruppo consiliare ha deciso di offrire la massima disponibilità e il massimo supporto all'amministrazione, ma nel caso del bilancio di astenersi, proprio perché in questo momento le delibere che vengono prese in atto, quindi votate, non rappresentano e non fotografano quella che potrebbe essere la realtà dei prossimi giorni. Quindi il nostro voto di astensione, anche se c'è il pieno supporto all'amministrazione. Grazie consigliere Picari. Prego consigliere Bombardi. Io ribadisco quanto detto nel mio intervento precedente, quanto poi mi pare ripetuto sostanzialmente da tutti i colleghi della minoranza. Si deve andare gioco forza incontro a un clima di collaborazione da parte di tutte le componenti politiche, però ecco, faccio appello affinché questa collaborazione sia, come dire, bidirezionale, perché nel passato, diciamo, alcune volte ho avuto modo di criticare forse un atteggiamento dell'amministrazione un filino autoreferenziale, un modo di operare un po' affari spenti, ad esempio sulla sanità, insomma, eccetera. Quindi la mia preghiera è che, ecco, appunto, questo spirito di collaborazione sia comune a tutte le componenti e che ci sia una trasparenza nelle scelte che si faranno, tale da rendere possibile, più facile da parte nostra collaborare e dare il nostro supporto. E quindi anche per questo motivo e per i motivi anche citati dai colleghi della minoranza, il mio voto sarà quello di astensione. Grazie consigliere Bombadre. Quindi passiamo alla votazione. Mi sembra di aver capito che la dichiarazione di voto vale per tutti i 7 punti che abbiamo letto del bilancio di previsione. Quindi adesso avete un attimo di pazienza, chiamerò uno per uno, dobbiamo fare tutti questi 7 punti, chiamerò un consigliere alla volta e il consigliere va a dire favorevole, astenuto o contrario. Quindi partiamo col punto numero 2. Sandro, scusa. Sì, prego. Quindi, scusa, per capire, non interveniamo più in nessun punto? Se qualcuno vuole intervenire, alza la mano e io le Io perché avevo solo una cosa dopo, sul punto dopo e basta solo quello. Vabbè, ok, va bene. Okay. Non c'è problema. Facciamo così, allora leggo punto per punto, poi chiedo di direzione di voto. Esatto, perché io sul bilancio mi volevo astenere pure io. E io ho votato a favore di questo punto perché non vedevo motivo per votare contro. Tutto lì il problema. Bene, girò punto per punto e faremo la dichiarazione di voto. Okay. A posto. Punto numero 2, addizionale comunale all'IRPEF di cui è il decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360, aliquote per l'anno 2020. Pier Mattei Rosa, favorevole, astenuto o contraria? Consento. Favorevole. Bene. Bianconi Vanna. Favorevole. Meschini Giovanni. Favorevole. Fatto bene Francesco. Favorevole.
Antoniossi D'Arcisio. Favorevole. Irielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro, sono io favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panigari Massimo. Astenuto. Lampa Gabriela. Astenuto. Lampa Gabriela. Lampa Gabriela. La vedo collegata, ma bisogna che attivi. Ma sentiamo. Adesso mi sentite? Sì. Ecco, astenuta. Bene. Cruciani Pietro. Favorevole. Morioni Francesco. Astenuto. Bombadre Mauro. Astenuto. Tutta la scuola facciamo alzata le mani. C'ho la schermata. Scusate un attimo, Allora, vediate se vi casi, tutti vedo tutti, meno che Cruciani in questo momento, e Gabriela, chiamerò. Paoloni. Allora, per l'emirata esibibilità di questo punto vi chiedo chi è favorevole, chi è astenuto e contrario, alzate la mano senza che chiamo nome per nome l'altra volta. Per tutti i punti facciamo così. Quindi emirata esibibilità del punto 2, favorevoli? Tutti. Non vedo, Piero Cruciani, lo chiediamo. Consigliere Cruciani, favorevole per l'emirata esibibilità? Scusa, non lo vedo. Pronto? Sì. Favorevole che cosa? Immediata eseguibilità. Sì, sì, ho alzato la mano. Già. E non vediamo lo stesso, non vediamo. Ah, ok. Okay. Okay. Consigliere Lamba, favorevole immediata eseguibilità, sì o no? No, non riesco proprio a sentire, si può rivolgere al consigliere Panicari per cortesia, non sento niente. È favorevole per niente, favorevole. Devo alzare la mano? Sì, posto, abbiamo fatto col consigliere Panicari. Siamo al punto numero 3. Approvazione del programma di lavori realizzati nel triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020. Mi sembra che il consigliere Borioni aveva chiesto la parola. Sì, solo un flash che avevo detto prima, che chiaramente sono opere importanti queste, siccome ho visto che è in linea anche l'ingegnere Marco Barcaioni, cioè io sono convinto, come dicevo all'inizio, che un grosso a cosa deve passare tramite il lavoro, quindi cercare di favorire il più possibile in tutte le maniere il lavoro. Quindi noi ci è rimasto un anno di questa legislazione, quindi grossi interventi, grosse opere, più di quelle che sono state programmate o magari sono state messe in questa lista per accedere a dei finanziamenti, credo che non si possa più fare. Ma io insisto dicendo anche all'ingegnere di preparare una serie di opere, magari anche più piccole, ma
subito immediatamente cantierabili, in modo che appena si può ripartire, quindi vedo davanti a me anche l'assessore Paoloni sulle manutenzioni, sulle ristrutturazioni, sulle cose, appena si può ripartire con queste opere, ripartire subito velocemente con anche piccoli cantieri, però magari lavora il tecnico, lavora l'impresa edile, lavora l'impresa del territorio, quindi dove non c'è bisogno grossi appalti internazionali per imprese che poi vengono da chissà dove, e abbiamo visto anche l'ITIS, quindi se già in questo tempo qua si prepara, c'è un'idea di cosa bisogna fare e preparare già le cose, che è immediatamente subito disponibile, in modo che si attivi qualcosa, e ripeto, sulle manutenzioni, sulle cose, c'era sindaco tutto quel discorso, no, della passeggiata per andare su al castello, no, sulla pittoretta, delle opere anche così da 20, 30, 50, 100 mila euro che possiamo gestire e metterle subito in cosa. Quindi sul discorso dei triennali, più delle grosse opere che ormai quelle che ci sono, dovranno arrivare, abbiamo detto la scuola, tante altre cose, poi ripeto, c'è rimasto un anno, poi dopo si vedrà, chi vivrà vedrà, io direi, ecco, di organizzare, di programmare questo tipo di interventi, che secondo me è fondamentale, perché avremo grossi problemi dal punto di vista di lavoro, di mantenimento delle famiglie, proprio qualcuno avrà anche problemi da mettere piatto a tavola, ecco. Grazie consigliere Bognoli. Ci sono altri interventi? Sembra di no. Consigliere Cruciani. Su questo punto mi astengo. Io voto a favore solo sugli atti, sui punti con gli atti dovuti, quelli che sono atti dovuti. Benissimo, benissimo. Chiamerò sempre uno per uno e poi dirvi la vostra. Bene, passiamo alla votazione del punto 3. Piermattei Rosa. Favorevole. Bianconi Ivanna. Favorevole. Meschini Giovanni. Favorevole. Attobene Francesco. Favorevole. Andognozzi Darcisio. Favorevole. Irielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro, favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panicari Massimo. Saluto. Astenuto Massimo, scusa. Sì. Lamba Gabriela. Io sono risparita un'altra volta, però astenuta. Mi sente, presidente? Io non capisco, sì, proprio. Sì. Va bene, sì. Grazie. Cruciani Pietro. Astenuto pure io. Morioni Francesco. Astenuto. Bombadre Mauro. Astenuto. Bene, immediata eseguibilità, vi chiedo alzata di mano, astenuti, favorevoli? Favorevoli. Favorevoli, tutti favorevoli. Segretario, qualcosa. Gabriele, consigliere Lamba. Alzato di mano, va bene, favorevole. Va bene, grazie. Passiamo al punto numero 4. Approvazione del programma biennale di affidamenti di servizi e forniture relativo agli anni 2020-2021. Ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo direttamente alla votazione. Piermattei Rosa. Favorevole. Bianconi Ivanna. Favorevole. Meschini Giovanni.
Favorevole. Fatto bene Francesco. Favorevole. Antoniozzi Tarcisio. Favorevole. Chirielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro, favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panicari Massimo. Astenuto. Lampa Gabriella. Astenuta. Cruciani Pietro. Favorevole. Morioni Francesco. Astenuto. Bombadre Mauro. Astenuto. Bene, passiamo al punto numero 5. Immediata seguibilità, scusate, dimenticavo. Favorevoli? Tutti. Sì, anch'io, Presidente. Bene, grazie, la chiamavo. Passiamo al punto numero 5, piano di alienazione del patrimonio comunale disponibile, ricognizione, approvazione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 58, legge 133 del 6/8/2008, conversione del decreto legge 112/2008, triennio 2015-2020. Ci sono dichiarazioni di voto? Mi sembra di no. Scusa, votazione. Pier Mattei Rosa. Favorevole. Bianconi Vanna. Favorevole. Meschini Giovanni. Favorevole. Fatto bene Francesco. Favorevole. Antoniozzi Tarcisio. Favorevole. Chirielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro, favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panicari Massimo. Astenuto. Astenuta, Presidente. Astenuta, ma sentito? Sì, sì. Cruciani Pietro. Astenuto pure io. Morioni Francesco. Astenuto. Compadre Mauro. Astenuto. Bene, immediata sedibilità. Favorevoli? Consigliere Lamba? Sì, favorevole, lo stavo per dire, favorevole. Grazie Presidente. Okay. Siamo al punto numero 6. Aree fabbricate da destinare alle attività produttive e terziarie, alla residenza pubblica, ricognizione e determinazione prezzi di cessione anno 2020. Dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo direttamente alla votazione. Pier Mattei Rosa. Favorevole. Bianconi Vanna. Favorevole. Meschini Giovanni. Favorevole. Fatto bene Francesco. Favorevole. Antoniozzi Tarcisio. Favorevole. Chirielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Nara Zandro, favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panicari Massimo. Astenuto. Lamba Gabriella. Astenuta. Luciani Pietro. Favorevole. Morioni Francesco. Astenuto. Compadre Mauro. Astenuto.
immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti. Favorevole anche io, Presidente. Presidente, è favorevole. Va bene. Punto numero 7. Approvazione LUP per il triennio 2020-2022. Dichiarazioni di voto non ci sono. Passiamo alla votazione. Pier Mattei Rosa. Favorevole. Bianconi Vanna. Favorevole. Meschini Giovanni. Meschini Giovanni. Favorevole. Atto bene Francesco. Atto bene, favorevole. Francesco. Andognozzi Narcisio. Favorevole. Irielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro, favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panicari Massimo. Astenuto. Lampa Gabriela. Astenuta. Cruciani Pietro. Astenuto. Borioni Francesco. Astenuto. Compadre Mauro. Astenuto. Immediata seguibilità, favorevoli? Anch'io, Presidente. Bene, grazie. Passiamo al punto numero 8. Bilancio, approvazione, bilancio previsionale 2020-2022. Nota aggiornamento DUP. Dichiarazioni di voto non ci sono. Passiamo direttamente alla votazione. Pier Mattei Rosa. Favorevole. Bianconi Vanna. Favorevole. Meschini Giovanni. Favorevole. Qualcuno deve spegnere il... Fatto bene Francesco. Favorevole. Antoniozzi Narcisio. Favorevole. Irielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Renata Sandro, favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Anicari Massimo. Mi astengo. Lampa Gabriella. Astenuta. Luciani Pietro. Astenuto. Borioni Francesco. Astenuto. Compadre Mauro. Astenuto. Immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti. Sì, anch'io, Presidente. Sì, Presidente. Bene. Passiamo al punto numero 9, variazione al bilancio previsionale 2020-2022. Relatore, Presidente. Assessore Antoniozzi, prego, Assessore. Presidente, perdonami. A ritorno, sì. Anche il computer vostro, il segretario, voi state nella stessa stanza, quindi uno deve disattivare l'audio, se no fa ritorno, l'audio lo prende nel microfono tuo, capito? Ah, l'audio del... Bene, lo disattiva... O viceversa, insomma. È disattivato quello del segretario, eh? Sì, ma Sandro, ci sono diversi assessori e anche Cruciani... I microfoni. Microfoni. In Giovanni, no, non il microfono, l'audio che esce dal PC del segretario, viene dentro il PC tuo, capito? Fa ritorno. Ah, ecco, niente. Ah, ok, grazie. Ok, prego, scusate. Cos'è? No, dov'è? Bene. Passiamo al punto numero 9.
Quindi ho letto, prego, assessore Antoniozzi. Ripeto il mio intervento fatto prima perché l'avevo messo in appendice. L'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 658 il 29 marzo 2020, cioè quella che regola gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha concesso al nostro comune un contributo di 77.250,83 euro per prendere misure urgenti di solidarietà, soprattutto in relazione a fabbisogni alimentari. È necessario apportare immediatamente la conseguente variazione al bilancio, al previsionale 2022, al fine di istituire il capitolo di entrata e di uscita corrispondente alle finalità e per gli importi sopra richiesti, e mettere quindi questa cifra immediatamente a disposizione del nostro ufficio servizi alla persona per poter venire incontro alle esigenze delle nostre famiglie che ben conosciamo e di cui abbiamo parlato approfonditamente durante il dibattito. Bene. Vorrei fare una domanda all'assessore. Prego, consigliere Panicari. Ah, io, se così, se magari era stato detto precedentemente, non ero presente, quindi mi interesserebbe saperlo. Quante famiglie più o meno ci sono? Sono state presentate delle richieste? Avete dei numeri in relazione a soggetti, quindi mi riferisco a famiglie in difficoltà? E sino ad oggi avete delle richieste? Era questa la domanda. Allora, prima di tutto, il nostro ufficio, l'assessorato, ha una platea già conosciuta per esigenze pregresse, e quindi quello è il numero noto. Il resto lo si sta raccogliendo e è un numero in continuo divenire. Quindi sono state valutate anche delle cifre di sostegno, immaginando una platea che si andrà sempre più allargando man mano che il periodo di lavoro, di non lavoro, di sospensione del lavoro, di cassa integrazione si farà più largo e quindi le esigenze maggiori. Il numero ancora non è definitivo, quindi parliamo di una platea iniziale che sfiora le 100 famiglie, e quindi immaginiamo un numero esponenzialmente più alto. Bene, ci sono altre domande? Qualcuno? No, questo infatti è la precisazione di Massimo, come dicevo all'inizio, se è così i numeri mi sa che 77.000 euro sono un po' pochini, in effetti appunto dicevo che i servizi sociali e queste, gli importi dovrebbero essere molto incrementati, perché 100 famiglie mediamente 2-3 persone per famiglia, 300, se dividiamo 76.000 e poi se è solo la cifra iniziale. Quindi mi dà spunto di dire che, come si diceva all'inizio, che gli importi da destinare a questa emergenza dovrebbero essere più importanti, quindi drenare da punti di bilancio che per quest'anno non si faranno, a manifestazioni, a cose che purtroppo sono saltate, e quindi drenarli e metterli il più possibile in questo settore. Bene. Posso, Presidente? Prego. Scusa. Mi sembra... Posso? Posso? Io faccio il referente. Antoniozzi, facciamo parlare il consigliere Luciani, poi così almeno facciamo tutto il rendiconto. No, io faccio direttamente la dichiarazione di voto, sono favorevole, però mi associo a quanto diceva Francesco, se è possibile aumentare, incrementare questo in varie forme, diciamo, questa cifra.
Bene. Ma anche a favore Massimo, che è entrato da poco in discussione, mi ripeto un po', però penso sia importante, quando ci siamo detti che stiamo facendo un atto di responsabilità nel momento in cui approviamo un bilancio di previsione che permette agli uffici di lavorare in maniera più efficiente. Però sappiamo tutti che in questo anno dovremo più e più volte operare un riaccertamento delle entrate e delle variazioni che permettano, uno, rispetto agli equilibri di bilancio, l'altro una rimodulazione delle spese correnti a favore di quelle voci che, come ci siamo detti, saranno più necessarie durante e dopo questa emergenza. È difficile in questa fase, proprio perché siamo proprio nel centro della fase più acuta, determinare i fabbisogni. Allora ci siamo detti di, siccome parliamo dei nostri servizi alla persona, che di un bilancio che mette a disposizione capitoli consistenti, abbiamo una capacità di spesa nell'immediato che può far fronte alle esigenze. Il nostro sindaco ha anche, forse c'è stata una fase in cui non ho sentito, quindi probabilmente sto ripetendo le sue parole, ha anche chiesto alla cittadinanza, agli imprenditori locali, di sostenere questo fondo per le famiglie bisognose, quindi è un fondo aperto che potrà essere anche incrementato con la solidarietà privata per mettere, poi faremo degli interventi man mano che avremo dei dati più certi. Sappiamo anche che tra poche settimane abbiamo l'appuntamento con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'applicazione dell'avanzo, la verifica degli equilibri che anticiperemo da luglio a maggio e una variazione consistente del bilancio preventivo. Questo è ovviamente in linea generale e non solamente su questo punto. Solo per ripetere a me, perché giova a me ripetere che questo è uno scenario in continua evoluzione. Bene, faccio la dichiarazione, Sandro. Sì, passiamo alla dichiarazione. Posso, Presidente, posso, non so, non, siccome faccio tanta fatica, si può intervenire o no? Sì, ancora aperta la discussione, prego. Posso fare? O sì, deve parlare sì, Francesco, perché io non riesco proprio a capire nulla. Allora, vai Gabriella, vai. No, a me, cioè sono molto molto preoccupata chiaramente per quella che noi definiamo la fase B, no? Perché sarà difficilissimo l'impatto sociale, culturale, economico, però il mio terrore è scivolare nell'assistenzialismo. Perché mi pare di capire che anche il governo a volte scivola verso questa tendenza. L'importante è proprio attivare il più possibile lavori pubblici, assolutamente, ecco, soltanto questo, e tenere sempre presente che anche la fase del terremoto non è completata. Grazie. Grazie consigliere Lampa. Bene, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego consigliere Borioli. Sì, io volevo solo dire che rispetto a quello che ha detto l'assessore Antoniozzi, cioè non è il discorso di un discorso contabile, ma è un principio, diciamo, che nessuno deve rimanere indietro. Quindi il comune, il pubblico, deve fare il tutto, poi se serve 100, 200, certo i conti li faremo, però adesso l'obiettivo è mappare il territorio, ci sono anche associazioni, Croce Rossa, protezione, mappare, e nessuno deve rimanere indietro. Per merito alla votazione, diciamo, in sé per sé questo punto, essendo una variazione di bilancio che riguarda solo questo punto, in teoria chiaramente sono favorevole, però essendo una variazione del bilancio appena approvato sopra, essendo astenuto all'approvazione generale del DUP, quindi mi astengo anche qui, anche se la variazione riguarda solo un punto specifico, non ci sono altri punti in cui diciamo siamo non solo favorevoli, ma più che favorevoli. Bene, grazie consigliere Borioni. Altri interventi?
Mi sembra, passiamo. Io voglio fare la dichiarazione di voto. Io sinceramente qui non per fare assistenzialismo, ma credo. Pronto? Pronto? Non ci capisco più niente, non sento più niente. Gabriella, adesso sei tu che stai cercando di collegarti con 3-4 dispositivi contemporaneamente. Aspetta. Ah, niente, allora ferma, mi sto ferma. No, no, ok, ok, così va bene. Ecco. Ok, riprendo. Praticamente io invece penso che in questi frangenti dobbiamo cercare, come ha detto anche Borioni, di non lasciare indietro nessuno, anche perché quelli che rimangono indietro sono i più deboli. E l'umanità si riscopre in queste circostanze. Per cui io credo che le somme a disposizione per il momento magari sono anche sufficienti, però qualora ci fosse la necessità di implementarle, anche io suggerisco il sostegno all'amministrazione, magari nel stornare da capitoli che attualmente sono meno importanti, perché magari oggi possiamo lasciare indietro la potatura di una siepe, la potatura di una pianta, una buca, ma non dobbiamo lasciare indietro un bambino che ha bisogno di formarsi, quindi dobbiamo metterlo in condizioni di poter seguire delle video lezioni, oppure magari delle persone in difficoltà che hanno perso il lavoro e che in questi momenti abbiamo la responsabilità di aiutare. Per cui, anche come diceva giustamente Borioni, in linea di principio su questo punto sono favorevole, però essendo un'appendice di un una serie di punti nei confronti di qua ci siamo astenuti, confermo anche qui la mia astensione. Spero che Gabriella si astenga. Sì. Grazie agli interventi. Prego, consigliere Bobbati. Anche da parte mia un apprezzamento per questa priorità che viene data all'aiuto dei più deboli. L'impressione naturalmente anche mia è che sarà una platea destinata ad ampliarsi e quindi via via sarà necessario ovviamente predisporre delle risorse più ingenti. Quindi naturalmente sono moralmente favorevole, ma poi per il discorso diciamo così tecnico che hanno fatto anche i miei colleghi continuo nel mio voto di astensione. Grazie, consigliere Lombardi. Quindi passiamo alla votazione. Pier Mattei Rosa. Favorevole. Bianconi Ivanna. Favorevole. Meschini Giovanni. Favorevole. Fatto bene, Francesco. Favorevole. Antoniozzi Tarcisio. Favorevole. Pirielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro. Favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panicari Massimo. Lampa Gabriela. Ha votato Massimo, io non sento. Sì, astenuta. Lungiani Pietro. Favorevole. Favorevole Lungiani Pietro. L'ho detto prima. Borioni Francesco. Astenuto. Compadre Mauro. Astenuto. Immediata eseguibilità, favorevoli. Tutti anch'io, presidente. Bene, grazie. Passiamo al punto numero 10, approvazione definitiva piano revisione società partecipate. Assessore Antoniozzi, prego.
Allora, non ci sono grosse variazioni, no, anzi, non ci sono variazioni rispetto all'ultimo piano. Quindi vi ricordo quello che andiamo a deliberare, cioè quali sono le tre società che, non rispettando i parametri del cosiddetto decreto Madia, noi dovremmo abbandonare le nostre quote societarie. Quindi sono società che sono o in fallimento o in scioglimento e liquidazione. Nella fattispecie, la SIC One è una partecipata con cui abbiamo una quota dello 0,09%, si occupava di hardware e software. La Cemaco, meglio nota come il mattatoio, in cui abbiamo una quota del 3,32%. E poi abbiamo la Sefro Acque, anche questo scioglimento e liquidazione, in cui la Lassem, che è di proprietà 100% del comune, ha una quota del 49%. Quindi confermiamo che tutte e tre queste ditte, queste aziende, sono in fallimento o scioglimento o liquidazione. Questa comunicazione è già anche stata data in forma scritta, su richiesta esplicita, alla Corte dei Conti. Bene. Qualcuno ha chiarimenti? Io per dire solamente la sì, solo per la dichiarazione di voto veloce, chiaramente approfondiremo le società partecipate quando ci saranno i bilanci, magari consultivi, e magari vedremo che programmi hanno, le prospettive che hanno, soprattutto quello che noi interessa è il discorso dell'ASEM, poi l'altre, sì, anche il COSMARI, per carità. Quindi io e la votazione mi astengo anche su questo punto. Bene, grazie. Prego, consigliere Panicari. Consigliere Crugiani o Panicari? Alza la mano Panicari. Scusa un attimo, Crugiani, prego. Io volevo soltanto dire che il mio voto pure è di astensione. Non capisco ancora il valore della tasca, ancora, perché sta in piedi la tasca. Anche se adesso il presidente è l'amico Voltachiari, quindi rispettiamo per quello. Comunque il mio voto è estensione. Prego, consigliere Panicari. Io mi astengo. Noi abbiamo disattivare Silvia. Bene. Ma no, volevo dire le nostre partecipate. Le nostre partecipate più importanti sono l'AS, come ha detto Borioni, e poi abbiamo Contram e naturalmente anche il COSMARI. Ovviamente questa delibera penso sia un atto dovuto, anche perché non riflettendo quei parametri necessariamente devono essere, diciamo, esonerati dal loro esercizio. Per cui di massima, dunque, la facoltà di sostenere soltanto aziende che abbiano un esercizio positivo, che comunque svolgono un ruolo importante, è l'obiettivo che la pubblica amministrazione si deve necessariamente dare per poter offrire un servizio degno di essere un servizio pubblico. E questa delibera, anche in questo caso mi astengo, ma non perché sono contrario in linea di principio alla scelta, sostanzialmente perché, come diceva Borioni, sarebbe importante magari fare un focus sui bilanci per entrare magari nel merito delle dinamiche strettamente legate a queste società. Quindi il mio voto è di astensione. Bene. Consigliere Bombadre. Anch'io preannuncio il mio voto di astensione, i motivi sono sostanzialmente quelli già esposti, chiaramente in attesa di avere una cognizione più dettagliata di quello che sono i bilanci, un po' la situazione in particolare di queste consultazioni.
Bene, passiamo alla votazione. Scusa, volevo rivolgermi all'assessore. Finalmente abbiamo chiuso con la CEMACO e SEFO, a parte sì che uguale. È una vita che insomma la CEMACO sta in deficit, finalmente abbiamo chiuso. Presidente, posso? Prego, prego. Allora, per quanto riguarda la SICUAN e la CEMACO, sono situazioni che, come Pietro sa, vengono dal passato e ci siamo, che questo Consiglio Comunale ha trovato in queste stesse condizioni in cui sono adesso, e quindi abbiamo subito tutti quanti insieme evidenziato la necessità di procedere laddove non era già stato fatto alla richiesta di scioglimento. Per quanto riguarda Sefro Acque, questa urgenza c'è stata nel momento in cui è venuta meno la missione di Sefro Acque, quindi tecnicamente la società non ha più motivo di esistere perché non può più raggiungere la missione statutaria. Un'informazione che mi sembra dovuta in questo momento: abbiamo deciso scientemente, consapevolmente, di far slittare di un mese la prossima volta la consueta comunicazione dell'ASEM circa lo stato delle società ASEM Patrimonio e ASEM Gestionale, ASEM SPA. Perché? Perché nell'occasione ci sarà anche l'approvazione del bilancio 2019, quindi la dirigenza dell'ASM potrà dare un quadro molto preciso e dettagliato sia della situazione di bilancio, che grazie a Dio è un buon bilancio, sia delle strategie, delle prospettive future, perché sappiamo che l'ASM è in corsa su tanti settori strategici. Immaginiamo a tutto il dibattito che abbiamo fatto e che si sta concretizzando per quanto riguarda il contratto di rete nel reparto elettrico, tutta la partita del gestore unico per il servizio idrico integrato, la gara del gas che è prossima alla riapertura. Quindi sappiamo ASM impegnata in una rivoluzione copernicana della gestione di questi servizi. Quindi ci sarà un approfondimento già nel prossimo Consiglio Comunale. Era solo per giusta informazione. Bene, passiamo alla votazione. C'è un problema tecnico, un attimo. Che problema, Presidente? Che faccio, voglio... Bianchi, ha problemi Bianchi. Sì, sì. Solo Mario Paolo che si ricollegava, facciamo votazione. Facciamo votazione uguale, ok. Allora, Pier Mattei Rosa. Eccola, si sta collegando. Eccola. Favorevole. Anche Gabriele, io anche la consigliere. Favorevole. Eccola, sai. Bianconi, Vanna. Favorevole. Meschini, Giovanni. Meschini, Giovanni. Favorevole. Fatto bene, Francesco. Favorevole. Antoniotti D'Arcisio. Favorevole. Irielli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Clorinda. Favorevole. Orlandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Pezzanesi Michela. Favorevole. Paoloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro, favorevole. Simoncini Chiara. Favorevole. Panicari Massimo. Astenuto. Lamba Gabriella.
astenuta. Una soddisfazione, finalmente mi vedo insieme a tutti. Va bene. Cruciani dietro. Astenuto. Morioni Francesco. Astenuto. Compadre Mauro. Astenuto. Immediata seguibilità, favorevoli. Favorevole. Bene. Passiamo al punto 11. Oggetto variante parziale adiacente piano IRG comunale ex articolo 15 C5 della legge regionale 3492 per la suddivisione in tre lotti A, B e C dell'area di trasformazione AT1-2-3-1-3-2 sita in rione di Condro senza modifiche del volume massimo B0 e degli standard urbanistici. Approvazione definitiva. Assessore Bianchi, prego. Presidente, grazie. Un secondo. Scusate, volevo comunicare che purtroppo ho degli impegni e devo salutarvi. Quindi devo abbandonare la seduta virtuale. Saluto tutti e vi ringrazio. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Ciao, buona Pasqua. Ciao. Ciao. Bene. Sono sparita un'altra volta, mannaggio. Ti sentiamo comunque. Prego. Grazie. Allora. Premetto che con delibera consiliare numero 44 del 18/7/2019 è stata adottata la variante parziale al piano regolatore generale vigente ora in esame. Sulla stessa deliberazione consiliare non sono pervenute opposizioni e osservazioni. Tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa a detta variante è stata poi trasmessa alla competente provincia di Macerata, la quale con decreto presidenziale numero 216 del 21/11/2019 ha formulato alcune osservazioni e prescrizioni che sinteticamente vi elenco. La revisione delle tabelle dei parametri urbanistici dei tre comparti, una lieve rimodulazione della perimetrazione dell'area di trasformazione, l'acquisizione del parere della Regione Marche, servizio tutela, gestione e assetto del territorio riguardo la compatibilità idraulica, l'aggiornamento degli elaborati del piano regolatore generale vigente con le modifiche apportate alla presente variante. Riguardo poi alla volontà dell'amministrazione comunale di mantenere una porzione del piazzale asfaltato esistente posto fuori dal perimetro dell'area di trasformazione in prossimità del ciglio della scarpata del fiume Potenza, la provincia ha invitato il comune a prescrivere il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle previsioni del piano regolatore generale vigente una volta attuato il comparto. Successivamente la ditta richiedente ha provveduto con apposito documento a firma di tecnico abilitato alla verifica e recepimento di tutte le osservazioni formulate dalla provincia di Macerata. Tutto ciò premesso, propongo l'adozione in via definitiva della variante al piano regolatore generale comunale adottata con atto consiliare numero 44 del 18/7/2019 per la suddivisione in tre subcomparti dell'area di trasformazione AT1.3.2 sita in rione di Contro via Lorenzo d'Alessandro e la rettifica della relativa tabella di cui all'articolo 37.3 delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale senza modifica del volume massimo e degli standard urbanistici ai fini del differimento in tre step della trasformazione degli immobili da produttivi a residenziali. Bene, grazie. Ci sono dichiarazioni, discussioni, dichiarazioni, domande? Dico qualcosa io? Sì, con questa ultima delibera, ecco, ne approfitto anche per fare delle conclusioni, oltre a entrare nel merito.
Uno, faccio i complimenti a chi ha messo in piedi questo consiglio comunale, a Pietro, a Venanzio e tutti i tecnici, perché mi sembra una cosa, l'avevo detto già in commissione, bisognerà prenderci anche l'abitudine di farli anche in tempo di pace. Magari le commissioni farli in questa maniera sono più snelle, più veloci e si sta meglio da casa. Detto questo, l'altra esigenza, sindaco, diventa impellente la fibra ottica. San Severino è uno dei pochi paesi in giro, c'è, bisogna insistere, è una città così importante, così con delle industrie, con delle cose, bisogna che la fibra ottica sia portata ormai e alla portata di tutti quanti, che sia anche per San Severino, in modo che questi strumenti si possano sempre più utilizzare. Io penso, come dicevamo all'inizio, che cambierà la vita. Dopo questa triste esperienza del Covid cambierà la vita di tutti quanti, e penso che anche uno di questi cambiamenti sia questo, ci sarà più l'utilizzo di questi sistemi e quindi maggior supporto alle linee, alle cose. Volevo aggiungere un'altra cosa, oltre questi punti, oggi questo è l'ultimo punto, c'erano anche due mozioni che noi come minoranza avevamo presentato, ma in sede di capigruppo le abbiamo ritirate proprio per il senso di responsabilità, il senso dimostrato che in questo momento era importante fare le cose più urgenti, non perché non erano urgenti, perché una era importantissima, era sul clima, quindi è una cosa molto importante, l'altra era la palestra ex Gil, in trasformarla in auditorio, quindi poteva essere anche inserita in futuro, sarà magari, spero, inserita nelle opere pubbliche. E quindi ecco, noi abbiamo ritirato queste due mozioni in questa fase per dare priorità agli aspetti più importanti che devono essere diciamo esaminati in questo consiglio. Nella fattispecie della delibera, siccome è un'adozione finale, se non ricordo male, avevamo, io come centrosinistra, come gruppo, avevo votato favorevole anche alla prima adozione di questa delibera, quindi io sono favorevole con le riserve fatte dalla provincia. Chiudo dicendo state a casa, andrà tutto bene e buona Pasqua a tutti quanti. Grazie consigliere Morioni. Consigliere Panicari, prego. Vorrei fare una domanda perché non riesco a leggere bene la delibera, no? Praticamente la modifica ai parametri urbanistici, che cosa prevede? La modifica ai parametri urbanistici, nel senso, si era preso come riferimento inizialmente 18 metri quadri per 100 metri cubi, parliamo di abitanti, per le dotazioni. Invece, quindi era stato, ma questo nella fase di approvazione del piano regolatore generale iniziale. Quindi adesso si è colta l'occasione di rivedere la tabella e quindi considerare 21 metri quadri abitante per 100 metri cubi. Ecco, semplicemente questo, quindi in funzione di questo. Allora passo alla dichiarazione di voto, perché ho l'altra delibera in un altro computer, non riuscivo a leggerla tutto il testo. Siccome questo sinceramente in passato l'avevamo votata favorevolmente, quindi trattandosi di una variante precedentemente sostenuta, confermiamo il nostro voto di approvazione. Siamo favorevoli. Posso parlare? Prego, consigliere Crugiani. No, anch'io sono favorevole, abbiamo votato a favore anche l'altra volta. E per quanto riguarda la fibra ottica, volevo dire a Francesco che il presidente della provincia diverse volte ce l'abbiamo detto, ultimamente voleva mettere la fibra ottica lungo la ferrovia, prima sulla superstrada, poi la ferrovia. Speriamo che lo faccia, perché ci sono anche dei finanziamenti a questo proposito. Quindi penso che al comune non costerebbe nemmeno molto. Comunque speriamo che arrivi presto. Intanto faccio gli auguri a tutti di buona Pasqua. E il mio voto è favorevole. Bene, quindi passiamo alla dichiarazione, alla votazione. Presidente, Mattei Rosa. Presidente. Sì. Prego, prego. Scusami, ma prima di dichiarare il voto volevo chiedere se era possibile intervenire. Sì.
Prego, prego. Mi dispiace fare una forzatura in quanto sono state già fatte le dichiarazioni, quindi intervengo solo nel dibattito come consigliere, non come per fare dichiarazioni di voto, ma in premessa per rimediare a una mia dimenticanza di prima, perché mi sono accorto anche negli appunti di non essere stato particolarmente chiaro nel ringraziare gli assessori e gli uffici per il grande lavoro che è stato fatto comunque per la redazione di questo bilancio preventivo che adesso stiamo di cui stiamo sancendo il de profundis, perché non è più attuale, perché è stata fatta un'operazione molto professionale, molto approfondita, che penso che risulterà molto utile nelle prossime, proprio in questo periodo di emergenza, con un metodo che permette di essere molto attenti e rigorosi sia negli accertamenti delle entrate che nella valutazione delle uscite. La seconda cosa riguardava l'aspetto della fibra ottica, che è un aspetto che il mio collega assessore ai lavori pubblici ha seguito già dall'insediamento e che poi ha vissuto una fase di misunderstanding con la regione Marche, che proprio alcuni mesi fa ha sbloccato il progetto che vede Open Fiber come soggetto attuatore di un progetto che vedrà la stesura della fibra ottica in tutta la città. Proprio Open Fiber ha chiesto al comune e all'ASM di utilizzare i sottoservizi, le infrastrutture della città, proponendo delle condizioni molto difficili per la nostra comunità, cioè nonostante l'ASM e l'ufficio lavori pubblici del comune si sono messi all'opera con molta fatica ma anche con grande professionalità per cercare un accordo che sarà sancito già la prossima settimana. Dopodiché il contratto potrà essere firmato e Open Fiber sarà in grado di stendere la fibra nel nostro territorio. Il progetto per la fibra è un progetto regionale, non provinciale. Come sapete, la provincia non rientra più nelle competenze nelle quattro uniche competenze della provincia. Quello della regione è proprio quello, il progetto di coprire le cosiddette zone bianche, cioè le zone che non sono appetibili dai grandi competitor del settore, come ad esempio TIM, che sceglie di mettere fibra dove vuole. In questo caso Open Fiber lo mette nella fibra a San Severino perché fa parte del progetto regionale. Un'ultima cosa, non entro nel merito della delibera, ma approfitto anch'io per rivolgere i più sinceri auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie, passiamo alla votazione. Pier Mattei Rosa. Favorevole. Favorevole. Buon Ivanna. Favorevole. Schini Giovanni. Favorevole. Fatto bene Francesco. Favorevole. Antoniosi Tarcisio. Favorevole. Irieli Silvia. Favorevole. Bianchi Sara Glorinda. Favorevole. Guandani Jacopo. Favorevole. Pezzanesi Michela. Favorevole. Poloni Paolo. Favorevole. Granata Sandro, favorevole. Moncini Chiara. Favorevole. Anicari Massimo. Favorevole. Lamba Gabriela. Favorevole. Luciani Pietro. Favorevole. Orioni Francesco. Favorevole. Compadre è assente. Immediata servibilità, alzate la mano. Favorevole. Anche io favorevole, Presidente. Volevo dire solo due cose. Il consigliere Volioni mi ha anticipato, però volevo ringraziare tutti i consiglieri di minoranza per la loro sensibilità per il ritiro delle mozioni. Li ringrazio di nuovo. Tutti i punti all'ordine del giorno sono stati discussi.
Grazie a tutti per la disponibilità e auguro a tutti buone feste, buona Pasqua e state a casa con, la vostra, con le vostre famiglie. Auguri a tutti. Tanti auguri Presidente a tutti, tanti auguri. Segretario, posso intervenire? Segretario. Auguri. Prego. Sì, allora proprio per chiudere, prima di anch'io di fare gli auguri e soprattutto di ricordare di rimanere in casa e di uscire solo se strettamente necessario e di andare a fare la spesa una volta a settimana e uscire proprio per le cose urgentissime, vorrei dire che proprio rispondendo un po' a tutti i vostri quesiti e le vostre preoccupazioni che abbiamo anche noi per quanto riguarda il dopo coronavirus, che ci auguriamo che sia concluso al più presto possibile, ci sono già dei lavori di immediata cantierabilità, come gli infissi di Tocognoni, i marciapiedi sopra il cavalcavia tra San Michele, come ho detto, e via Mazzini, le tribune dello stadio, la messa in sicurezza del palazzetto, terminare tutti gli asfalti con i ribassi d'asta, quindi lavori, cioè, poi ce ne sono altri che magari in questo momento non mi sfuggono, comunque sicuramente lavori ci sono, dobbiamo portare a termine il lavoro del castello a monte, sicuramente non potremo terminare le potature perché non stiamo alla fine, perché dovrebbe essere aprile, quindi quest'anno riusciremo non a, forse a terminare proprio per quanto riguarda le piante, no? Le varie potature, ma rimettere a posto tutto castello a monte durante il periodo estivo ce la faremo, quindi cercheremo sicuramente di dare più lavoro possibile a tutte le imprese della nostra città, del nostro comune, ma soprattutto io vi chiedo che anche voi aiutate a noi, cioè ci aiutiamo tutti per portare avanti di rimanere in casa il più possibile, perché veramente la situazione è a noi sconosciuta ancora, non sappiamo la realtà di quanto grave possa essere in questo momento anche la situazione qui nelle Marche. Quindi augurandovi una buona Pasqua a tutti voi assessori e consiglieri, ma cittadini, vi chiedo aiutiamoci, perché la vita è importante, il lavoro è importante, ma la vita umana, la vita, il nostro essere è importantissima e ognuno di noi dobbiamo fare la nostra parte. Quindi buona Pasqua a tutti voi. Grazie Sindaco, grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Buona Pasqua. Grazie a tutti, tanti auguri. Presidente. Presidente. Ciao. Presidente. Ci sei martedì? Niente, che io non so se mi si sente o no, facevo gli auguri a tutti. Ci sentiamo. Grazie, ringraziate il dottor Tabanelli e il segretario che... Va bene. Grazie. Grazie, ciao, auguri a tutti. Augurissimi, ci vediamo in giro dopo il coronavirus. Speriamo! Un abbraccio virtuale! A tutti.